Ok. Oscar? Ciao, ecco. Ciao, ok, scusatemi, piccolo inconveniente tecnico. Ok, però adesso dovresti vedere il mio schermo. Vediamo. Condivisione, no? Perfetto, sì, lo vedo, alla grande. Ok, ma Ok. prima sai proprio le opzioni non uscivano neanche, Sì, non so perché abbiamo infatti risolto. ho dovuto interrompere, cioè in realtà non volevo interrompere la trasmissione, però mi ha interrotto la trasmissione. Vabbè, non sono stati 5 minuti. Aspetta, adesso mi dispiace, non era previsto. Ok, sto rimettendo i link dappertutto, in modo da che la gente si possa ricollegare. Ok. Ok, vediamo, aspettiamo un attimo che la gente si ricollega. Grande Massimo. Ti saluta Massimo Porcella. Sì, mi ha anche lui invitato un'oretta fa. Purtroppo è tutta brutta gente. Aspetta che sto cercando di agganciare anche Sergio, che è arrivato, così. Beh, fatto come parte 1 e parte 2. La prima parte di introduzione e la Sì, parte 2. sì, a questo punto ho dovuto fare così perché non potevo ricollegarlo. Perché l'altro si sta praticamente caricando, perché interrompendo la trasmissione si carica automaticamente poi il video su YouTube Ah, ho capito. e quindi appunto ho dovuto dividere le due cose per dargli un senso, altrimenti poi spero magari quando ho tutto quanto di riuscire magari a ricompattarli. Spero. Cioè. Allora, aspetta, sì, Sergio mi dice che c'è, ma io non lo vedo. Aspetta. Ok, vabbè, intanto continuiamo io e te. Ok, continuiamo, vediamo. Vai, vai, sì. Ok, chiedo scusa a tutti quanti per questo inconveniente tecnico, dovrà succedere prima o poi, speriamo che non succeda, farò in modo che non succeda più. Diciamo che questa volta non ho fatto alcuni errori, ne ho fatti di nuovi come questo, va bene. Ok, quindi gli spettatori si sono spostati un po' quasi tutti. Ok, vai. Questo è il mecha di Alexander. Questa era una delle immagini che mi piaceva di più perché effettivamente, insomma,
mi piace, è bello. Adesso sai, sinceramente non so, è una cosa che non ho mai fatto, adesso mi trovo a fare questa cosa. Guidami anche Mi tu, sentite? Certo. non so. Però se facciamo, diciamo, un'analisi iniziale dell'immagine, cioè, Ok. ovviamente Mi sentite? il lavoro è uno sketch. Aspetta, aspetta, Oscar. Sentite Sergio? questa voce affascinante? Ok, sì, ciao Sergio, abbiamo cominciato la seconda parte. Sergio Cosmai, Oscar. Salve, salve. Sergio farà da co-host, è il mio wingman, la mia spalla per questo giro. Ok, ti lascio di nuovo la parola, Oscar. Ok, Vai. diciamo, guardando questa immagine, facendo un'analisi proprio iniziale di pochissime parole, beh, si può dire che è molto carina, non c'è niente da dire, no? È anche per questo che, insomma, mi piacerebbe lavorare su questo. Quello che vorrei fare io non è esattamente un overpaint, perché forse ci metterei troppo tempo, prenderebbe troppo tempo. Piuttosto farei un intervento come di suggerimento, no? Per far capire. Solo che Ok. magari innanzitutto vorrei cioè come far vedere, secondo me, per quanto appunto ripeto, è molto carino questo concept, chiamiamolo così, ci sono come delle cose che non quadrano, no? Proprio da un punto di vista di design, se così possiamo dire. Innanzitutto sembra tutto uguale, cioè non riusciamo bene a definire, che ne so, quali sono le parti protettive che potrebbero essere queste, ad esempio, Davvero? no? Ok, dalla parte delle giunture, cioè qui vedi ad esempio non c'è niente. Sì, O non questo è è. leggermente accennato, ma non si capisce esattamente come funziona. Cioè, si capisce che ci sono come dei tendini, no? Qui si capisce che qua c'è come la testa del femore, una cosa del genere, qua delle ginocchia, no? Ci sono delle cose così. Però il problema, secondo me, delle immagini come queste è che non sono né degli sketch né dei concept, no? Cioè, per assurdo, ha molto più senso questo. Ok, la shape. La shape, no? Perché in questo io, comunque, quello che vorrei cercare di fare adesso non è tanto solo parlare su come poter creare una bella immagine, ma come poter creare un'immagine funzionale in un contesto lavorativo con un art director, un producer, Certo. no? Credo sia la cosa più utile, no? Parlare da un punto di vista professionale più che c'è, cioè, semplicemente d'immagine. Questo qui, questo in alto, permette all'art director di immaginare, no? Ok, allora magari potrebbe essere fatto con dei materiali, potrebbe essere fatto con delle determinate cose, che ne so, potrebbe avere come delle luci, no? Così. Allora noi abbiamo già una nostra idea, no? Ok. Invece questo qui non è abbastanza definito per soddisfare, però è ancora troppo sketch per considerarsi, non so, un 3D modeller. Questo lo cambierebbe tutto totalmente. E quindi in Sì, definitiva sì, sì. Beh, sarebbe molto diverso. forse per questo, perché comunque Alexander, vabbè, adesso perché conosco l'artista, lui effettivamente è un modellatore, cioè la Sì. parte di concept, infatti probabilmente lui la parte di concept appunto è soltanto per se stesso e poi la va a compensare, a chiudere, poi quando va a Sì, fare il modello certo. 3D, Però forse per io quello. magari cerco di dire, questo è più o meno il livello che facilmente si può raggiungere, no? E comunque io noto che molte persone sono anche soddisfatte, no? Cioè, ah, bello, l'ho fatto, è carino. Però un concept così in una vera organizzazione di produzione non funziona, purtroppo, no? Ovviamente la mia Sì. è assolutamente una critica contro chi l'ha fatto, no? È più Sì, una no, visione no, no, che ci mancherebbe. potrebbe aver fatto chiunque, potrebbe aver fatto anch'io, no? Però presenta più o meno quelli che sono degli errori, secondo me, piuttosto comuni.
Poi invece ecco, a livello di design, cioè abbiamo visto, vedi, cioè le linee così sono piuttosto fastidiose, più strane, no? Vedi? Allora noi ci troviamo di fronte a questa coscia che è molto piccola, ok? Invece abbiamo qua leggermente accennato come un design, che però non, poi qua non ritroviamo, e qui dovrebbe essere tipo così, vedi? Allora sembra un po' fatto, insomma, alcune cose non sono molto comprensibili. Però al di là di questo, che ripeto, non voglio fare un overpaint perché prenderebbe anche tanto tempo, quando, avendo fatto queste analisi veloci, quello magari fare io è tipo, interverrei più sull'impatto, sull'impatto dell'immagine. Quindi, okay, ad esempio farei, cioè il suggerimento che potrei dare a molti è questo, no? Una volta che si arriva a questo livello, però magari non si ha né tempo né voglia di finirlo, quello che suggerisco io è di lavorare sull'impatto. Cioè, ad esempio, può essere, io vado ad applicare un filtro, un livello sopra, poi applico un filtro. Ok. Questo ad esempio. Ok. Sto per far capire che guarda, io ho aperto un nuovo livello e ho messo l'impostazione su hard light, poi dipende da quello che volete, hard light, vivid light, linear light, quello che volete. Hard light è un'impostazione che uso un parecchio, direi parecchio. Non sono in molti che in realtà che, cioè, almeno io non ho, perché di solito non lo uso hard light come no, sai, ognuno la sua, non è che c'è, io lo uso, mi piace perché comunque spegne i colori ma non troppo, non so come dire, e comunque no, sì no, interessante. Poi cosa faccio? Creo una maschera sullo stesso livello e cancello la maschera con un pennello morbido, con un flow abbastanza basso, tipo 40%, così, e vado tipo a tirare fuori solo le parti che mi interessano, no? Esempio, ok. La testa, ok. Magari voglio far vedere un po' il petto, un po' questa parte, un po' le ginocchia, considerando che la luce magari arriva dall'alto, diciamo così, no? Illumina le ginocchia, ma non illumina poi la parte bassa delle gambe. No, no? Poi, ad esempio, un consiglio che darei a chi dipinge, ma anche chi si approccia per primo, è di non, cioè, non usare il pennello in questa maniera, capito? Perché è una cosa che si fa, cioè, usarlo così, delicato, piano, cioè perché pian piano si arriva a un certo effetto, sia che sia, in questo caso io sto parlando su un livello hard light, con hard light, sia che sia, non so, un brush semplice in cui dipingi tipo pittura tradizionale. Questo è un consiglio che darei io. Quindi sì, niente, così tirerei fuori, no, quelle parti che mi interessano di più, cioè, come dire, non tutto nell'immagine è importante, no? Ci sono delle cose più importanti e ci sono delle cose meno importanti, ci sono delle cose che io voglio far vedere e ci sono delle cose che non voglio far vedere. Quindi in questo caso a me interessa far vedere la parte meglio riuscita, secondo me, di questo pezzo è il petto, diciamo, no? Allora, il petto lo faccio vedere, la testa. Modo più evidente, certo. Il resto non lo faccio vedere, o addirittura posso proprio anche, proprio nasconderlo totalmente, no? Capito? Cioè quasi non lo faccio, quasi non esiste più. Cioè il mio occhio capisce che c'è, capisce che questo qua è un bipede con due braccia, umanoide, okay, diciamo così. Però non, vedendolo sfocato, non ha bisogno di capire ogni dettaglio.
Esatto, lo Questo è va un anche po' a giustificare e ti vai a concentrare sul petto, sulle parti che sono invece più nitide, più evidenziate. Esatto, no? Così. In questo punto l'immagine risulta ancora molto scura, ma quello che farei io, ad esempio, è con un altro livello, color dodge, Ok. cambiando alcuni parametri. Poi, se non mi Vai. chiaro qualcosa, cioè, possiamo tornare indietro, lo spiego Ok, passo per adesso passo. guarda, Se io vado sentiamo veloce, subito. comunque. Andateci piano col vostro pennello. Forza che vogliamo vedere Oscar in azione. Ok. No, allora, aspetta. Vi scrivo se c'è qualcosa che non vi è chiaro. Scrivetelo. Vi controllerà nella discussione. Volevo Niente. farti una domanda, Oscar. Qualche differenza fra lavori personali e lavori di produzione? Cioè, quando fai lavori per te, diciamo, se ti capita di farli, usi tecniche diverse o usi semplicemente le stesse tecniche, magari portandole, diciamo, fino a un livello finito, ecco, mentre magari sappiamo entrambi che in produzione diciamo applichi quelle tecniche per avere un certo Sì, ho capito. tipo di risultato che ti permetterebbe magari di definire in assoluto l'immagine per cui diciamo ti fermi in maniera graduale, ecco. Sì. Ma guarda, devo dire, io ultimamente faccio pochissimi lavori personali proprio perché sono impegnatissimo con un lavoro da freelancer piuttosto che da full-time a Gameloft. Però diciamo che personalmente mi diverte molto di più lavorare piuttosto che fare cose personali. Il punto è Ah, questo, ok. secondo me la cosa bella di questo lavoro, secondo me la cosa veramente bella di questo lavoro è il confronto, cioè un concept artist è uno che dà forma alle idee di un altro. Cioè, per me questo è un punto fermo. Cioè il concept artist dà visibilità alle idee di un'altra persona, che sia l'art director, che sia so, il producer, il production designer piuttosto che lo scenografo. Per quello non trovo molto, non trovo una grossa sfida dover fare delle cose che piacciono a me, no? Piuttosto quando faccio dei lavori personali mi piace piuttosto esplorare il mio gusto, no? Ok, Mi piacerebbe che non fosse una determinata tipo. cosa. Però poi magari potrà sembrare strano, però infatti mi annoia anche. Cioè, secondo me una delle belle cose di questo lavoro è dover riuscire a coinvolgere un team in uno stile. Cioè, tu sai che poi i 3D artist o chi viene dopo di te dovrà prendere qualcosa e dovrà renderlo tridimensionale piuttosto che vivo nel caso di un VFX art. Artist, no? Sai che un director dovrà prendere questo lavoro, dovrà poi discuterne con altri, col producer piuttosto che col publisher, no? Per me queste sono le cose più in assoluto più belle di questo lavoro. Ok. Quindi, un po' per rispondere alla tua domanda, io cerco di tenere sempre la stessa tecnica, però devo dire che nel corso di 2 anni, la mia tecnica è cambiata tanto. Cioè, fino a un po' di tempo fa io non usavo assolutamente programmi 3D, adesso uso tantissimi programmi 3D, cioè, diciamo, il 70% del lavoro lo faccio in 3D, no? Okay. E Che quindi, programmi usi? Ecco, beh, esattamente. Ah, ok. SketchUp, tantissimo SketchUp perché è molto veloce. E Quindi per una base, più che altro. poco ZBrush, diciamo che sto imparando. E 3D Studio magari un pochino, però non sono assolutamente un esperto, per cui poi in fondo mi rifugio quasi sempre in SketchUp. Una cosa buona che faccio ultimamente è usare V-Ray con SketchUp, combino le due cose, quindi ho la velocità di SketchUp, l'intuizione, però poi la resa qualitativa della luce di V-Ray.
capito, ma lo utilizzi più che altro per le strutture ambientali, come posso dire, per comporre l'immagine o anche per, che ne so, piazzare dei placeholder per eventuali creature o personaggi? Ma guarda, io lavoro tantissimo su hard surface oppure environments, di character design faccio pochissimo, proprio veramente uno ogni tanto, no? Quindi non so come dire, non... SketchUp è perfetto, non ho proprio bisogno. Magari quando un giorno arriverò che dovrò per forza fare del creature design, cose del genere, allora probabilmente mi metterò sotto e imparerò ZBrush. Però per ora faccio sempre environments piuttosto che asset, piuttosto Ah, che perfetto, ho capito, ho capito. production design, cose così. Quindi è perfetto. SketchUp. SketchUp è veramente, veramente ottimo. E niente, tornando magari all'immagine Alla domanda, vai. che stai facendo, no? Una Adesso. cosa che suggerirei in generale è di lavorare sempre con l'immagine più scura che chiara, no? Vedete questa qui, facendo il confronto, adesso faccio spengo e accendo il livello in questo modo. Ok. E poi una cosa che suggerirei tantissimo è creare dei punti di interesse, cioè nell'immagine che noi vediamo qua tutto è uguale, cioè è come se tutto avesse tutto lo stesso interesse, no? Il petto piuttosto che la faccia, cioè non c'è una cosa che ne raccontiamo di più dell'altro. Allora, quello che farei invece è fare proprio questo, no? Cioè, pensando ad esempio che è un vero possibile gioco, noi dobbiamo magari suggerire al giocatore qual è il punto debole di questo personaggio. Allora, ad esempio, una cosa che farei è evidenziare alcuni aspetti, tipo alcuni particolari che ci sono qua, no? Tipo così. Ah, ok. Posso chiederti che tipo di strumenti usi a casa e quali strumenti invece usi, diciamo, al lavoro, nel senso, proprio a livello puramente tecnico, se il tuo computer è molto performante, che tavoletta usi, usi una Cintiq o ti piace Guarda, scrivere io su uso carta? una tavoletta, la Intus 5, Ok. e al lavoro invece la Wacom 3. Abbiamo domande di tipo economico qui, eh. Ah, beh, ma sai, quando lavoro in uno studio te le comprano loro le cose, quindi... In chat scrivono, ma la maggior parte delle tue entrate provengono dal lavoro in studio o da quello freelance? Allora, il lavoro freelance generalmente è veramente molto ben pagato, veramente veramente ben pagato, non so se volete sapere le cifre, però vabbè, però non so, Beh, se tu puoi, ti va di dirle, puoi dirle, anzi, no, sarebbe tanto utile. sono cifre più o meno, cioè, che si conoscono, sono dalle 1000 a 1400 dollari a tavola insomma, per una tavola finita, cioè un'illustrazione che ti prende anche parecchi giorni, oppure non so, dai 70 ai 90 dollari l'ora. È veramente ben pagato il lavoro freelancer. E invece il lavoro full time ovviamente è pagato in proporzione di meno, però Però è full time, quindi ogni 2 settimane tu hai l'entrata fissa e si aggira tra, non so, tra i 60 e gli 80 mila dollari l'anno. Quindi ti ok. permette. Tu hai detto che ti occupi, cioè fai entrambi i tipi di lavoro. Io Non, faccio tutti e due, sì. quindi non ti riposi mai. No, ovviamente, non mi riposo mai. Sei una Oggi è macchina. una giornata di riposo perché ho fatto una consegna ieri e la dedico a voi. Quindi per curiosità, quali sono i tuoi orari medi, diciamo, dovendo creare una Rimasto. giornata tipo? Ma guarda, dipende veramente dipende tantissimo dall'art director. Nel senso, ci sono art director che ti stanno lì dietro al collo veramente ogni ora e sono pesanti, e ci sono art director che invece sono più gentili, magari ti chiedono, ok, quando ce l'hai me lo dai, nel senso, me lo puoi dare domani, È dopodomani. ambiguo questa cosa. Però diciamo, io ho fatto dei periodi in cui mi alzavo verso
cioè iniziavo a lavorare verso le 7 e lavoravo a casa fino alle 10. Poi dalle 10 alle 7 lavoravo in ufficio e poi tornavo e dalle 7 alle 10 tornavo, continuavo a lavorare come freelancer. Sono tantissime ore. Sì. guarda, questa cosa che stai dicendo, questa cosa che stai dicendo mi fa venire in mente un'altra cosa che penso sia importantissima per chi vuole cominciare, vuole fare questo mestiere, cioè quanto è importante l'autodisciplina. Spesso si sottovaluta questo aspetto, dando per scontato che essendo un lavoro artistico dettato dalla passione, diciamo che molti hanno il problema addirittura diciamo, dell'ispirazione o appunto della mancanza di voglia anche proprio di disegnare. Cioè, quanto influenza l'autodisciplina? Quanto è importante? Ma è molto importante, soprattutto per un freelancer, beh, chiaramente forse è una delle cose più importanti, in quanto non hai orari, cioè non hai colleghi da rispettare, un art director che sta a due scrivanie dalle tue, piuttosto che insomma, devi il lavoro è tutto su di te, devi decidere tu se farlo oppure no, no? Guarda, scusa, se posso ti rispondo un attimo dopo questa domanda. Ok. Intanto, cioè, volevo far vedere più o meno quello che sto Sì, facendo. ok, vai, spiega, intanto perché sta diventando molto interessante. Vedete, cioè, io ho reso tutto molto più scuro, quindi tutto molto meno leggibile, molto più confuso. Però gli ho dato come posso dire, gli aspetti più comprensibili, cioè di Dei punti di interesse più. interesse, cioè l'occhio valiva a vedere quelle cose, quindi ok, è questo mecha con queste specie di toppe sul costato che servono a qualcosa, no? Allora potrebbe suggerire che c'è un'energia particolare insomma, che alimenta questo mecha, si potrebbe suggerire che in base al colore noi capiamo quanto è danneggiato questo mecha, no? Ora, qualitativamente parlando, io non è che abbia fatto un miglioramento, cioè, ricordatemi come si chiama chi ha fatto questo? Alexander. Alexander, no? Cioè, qualitativamente parlando, cioè, siamo lo stesso, cioè, ha fatto una cosa allo stesso livello, no? Però No, adesso, accendendo e spegnendo il sono livello, sì, la differenza effettivamente c'è ed è notevole a vederlo. Senza c'è una offesa, differenza. Alex, Giudio. Poi magari una cosa che È più farei. focalizzato. Cosa? È più focalizzato, no, il lavoro. Assolutamente, È più assolutamente. interessante, non so come dire. Non è neanche una questione di bello o di brutto, è più interessante. Senti Oscar, ti faccio una domanda che mi fanno in chat, dato che ora hai cambiato pennello, ne approfitto. Mi chiedono che tipo di pennelli usi e per cosa, immagino intendano texture e cose così. Magari possiamo allargarlo all'utilizzo di foto eventualmente. Decidi tu Sì, quando collocare la risposta. che pennelli utilizzo? Più in Generalmente pennelli generale. piuttosto regolari. Se può essere interessante, guarda, apro una nuova finestra per farvi vedere che pennelli uso. Adesso mi confondo un po' perché io sto usando un Mac, ma generalmente uso un PC. I pennelli che uso sono quelli che uso di più sono questo, cioè il round brush proprio molto semplice, però quello che faccio io è di cambiare la spaziatura, cioè la spaziatura la metto al 2 al 3% perché Ah, quelli ma di sì. Okay. perché sennò fa questo gioco che non è tanto bello. Sì. Quindi cambia la spaziatura, Dei se la metto pezzi. al 9% diventa troppo pesante e non carica bene. La metto al 3, 4%, 5%, mantiene lo stesso effetto. Però più ad esempio, però, a volte se devo fare dei tubi, dei cavi, allora sì, metto la spaziatura, che ne so, ad esempio
qui se volessi fare dei tubi potrei prendere un colore scuro, un pennello, così aumentare la spaziatura. No, troppo bassa la risoluzione, però vabbè. E da come... Ok, sì. È un effetto, dipende, magari questo effetto un po' così. Può essere interessante. Poi gli altri pennelli che utilizzo tantissimo sono questo qua, così semplicissimo, perché mi dà un po' di texture. Che pennello è? No, non lo so, credo sia di James Pike o di Jamie Jones. Ok. Infatti mi sembrava riconosco. Belli. Sì. Poi un Sì, altro perché dà pennello. quel filo di texture insieme alla parte piena. È molto bello, bello, bello. Vai, dimmi. Sì, è molto bello. Questi, diciamo, round brush e questo qua sono quelli che utilizzo di più. Oppure utilizzo questo, cioè proprio il pennello così. Pieno, capacità al massimo, no? Sono molto belli per fare cose, ad esempio, che ne so, se uno fa della ruggine, no? Allora magari ne abbiamo tipo... delle cose così, no? Questo pennello che utilizzo mi piace molto perché... Da delle linee molto, molto definite. Poi se volessi fare, non so, tipo della ruggine, così, no? Cioè il fatto che delle macchie proprio intere, così, poi Ok. quando vado da lontano sono un po' più carine, tutto quanto. Ah, sì, È una tecnica che uso quando devo fare le cose molto, molto velocemente. ok. Tutto qua, però vabbè, non è neanche la mia preferita, non so come dire. E poi mi piace perché se vado a fare sharp and more si vedono poi tutti Chiaro, sì, questi contrasta. contrasti che sono molto carini, che con un soft brush non si evidenziano molto bene. Però vabbè, questo è quanto. Quindi questo è sui pennelli. Ecco, Per lavorare io... usi anche, scusami, per lavorare usi anche le shape? Io nel Non environment a tanto. volte uso delle shape per creare, diciamo, forme random, però controllate, random controllate. Non tanto, utilizzo le maschere, tante maschere utilizzo. Come mai? Per abitudine, per una questione lavorativa, perché... Non so come dire. Ad esempio, no, facciamo un esempio qui, no? Diciamo che io voglio texturizzare questo pezzo. Ok? Faccio la maschera e poi dentro la maschera faccio... Lo texturizzo così, ok? Ho fatto le mie cose, giusto? Ok. Utilizzato. Mettiamo che poi dico, ah, però così è troppo. Allora preferirei cambiare e cancellare delle cose, no? Allora cosa faccio? Io cancello la maschera, ok? Certo, ti permette di nascondere, sì. Nascondo. Però metti che poi torno indietro nell'idea, niente, la riprendo. Senza che Certo, poi sì. la rifaccia da capo. Già ce l'ho, con la maschera. Qui ora non credo si veda cosa stai facendo, non so se chi ci sta seguendo sa di che cosa stai parlando esattamente. Comunque sì, stiamo parlando Ah, delle beh, maschere di non livello sì, delle che maschere di livello. vengono applicate direttamente nella palette livelli. Sì, esatto. Ok. Davvero le uso davvero, davvero tanto. Sì, sono molto potenti, sì. Sono molto, molto utili. Poi, riguardo sempre ai, diciamo, mi sentite? Sì.
ai ragazzi che vogliono cominciare. Una cosa interessante che ti volevo chiedere, su cui volevo discutere un po', è come diciamo entrare nel mercato, cioè che tipo di il portfolio, come prepararsi a livello mentale, anche a livello proprio per questo tipo di lavoro, ecco. Secondo me, cioè nella mia esperienza, io sinceramente non lo so, però nella mia esperienza ho notato che chi è bravo entra. Non so come dire, bisogna stare sempre aggiornati, conoscere le persone giuste, ma non nel senso di raccomandazioni, cioè Sì. di frequentare i gruppi giusti, i forum giusti, di pensare come loro, ragionare come loro, non in senso di schiavitù, ovviamente, cioè, ovviamente uno deve avere la propria personalità, il proprio gusto. Però credo che il miglior modo per entrare in questa industria sia sì, fare un portfolio molto forte, anche se non eccessivamente numeroso, non eccessivamente con tante Ecco, perdite. a proposito, Sì. parliamo un attimo del portfolio. Hai consigli su numero di pezzi, tipologia di pezzi, tematiche da avere, nel senso non divagare molto, concentrarsi sullo studio di riferimento, se ce n'è uno? Allora, secondo me, io una cosa che suggerirei è questa, cioè spendere tanto tempo sul portfolio, anche un anno, cioè lavorare bene sul portfolio, cioè non essere affamati di lavoro, spendere tanto tempo sul portfolio e di essere molto fedeli alla propria idea, cioè io faccio un esempio con me stesso, no? Io quando ho fatto il mio portfolio ho deciso che io voglio fare una fantascienza possibile, molto simile al visual della NASA, no? Quindi cose spaziali. E una delle cose più difficili che ho dovuto fare è rimanere nel pezzo, non so come dire, perché magari mi annoiavo, dicevo adesso voglio fare una cosa sci-fi all'alien, però con le luci fucsia, no? E invece no, ho dovuto tenere duro, ho dovuto dire no, cioè ti sei dato un target, no? Cioè, ti Sì. sei dato un insieme di lavoro, ti sei dato delle regole, rispettale, no? Certo, sì. Un altro esempio che io darei è di non fare, che ne so, un pezzo tipo una cosa organica, una cosa di fantascienza, una cosa storica. No, cioè, il consiglio che darei è se ti piace una cosa di fantascienza, ok, fai 10 pezzi. Non so, fai tre environment, due costumi, due character e 4-5 esercizi di design, no? Che devono lavorare tra di loro, cioè devono avere uno stile comune, come un microprogetto. Poi lo metti da parte e fai una cosa fantasy, no? Sì. Perché non è tanto. Cioè, io ho notato che il concept artist in produzione non deve saper disegnare bene. Ovviamente devi saper disegnare bene, ma quello che devi dimostrare, cioè il tuo lavoro, non è dimostrare che sai disegnare, no? Ma è riuscire a tenere le righe, cioè tenere le briglie, no? Dello stile di un gioco. E quello lo fai con l'art director. Quindi facendo 4, 5, 10 pezzi che hanno lo stesso stile, tu dimostri nel tuo portfolio che sei in grado di determinare uno stile, seguirlo e svilupparlo. Io credo che sia questa una delle cose più importanti da riuscire a mostrare in un portfolio, cioè a Insomma, rendere forte un'idea. rendere forte un'idea, cioè io non sono solo bravo a disegnare, io ho un'idea e questa idea può essere vista da vari punti di vista, no? Capisco, sì. Poi ovviamente quello che suggerirei è anche la qualità dell'idea, cioè nel senso se io voglio fare, cioè uno deve anche giocare in maniera intelligente, no? Se io voglio fare una cosa fantasy stile Blizzard, no? Sì. Cioè, o sono il più bravo sull'universo, oppure mi devo rendere conto che ci sono centinaia di cinesi molto più bravi di me, molto più preparati di me, con molti più mezzi di me, molto più determinati di me, che vogliono lavorare a Blizzard, perché mezzo mondo vuole lavorare a Blizzard, no?
Allora, ad un certo punto uno deve anche giocare in maniera intelligente, ok? Probabilmente non farà una cosa per la Blizzard perché non sarò abbastanza competitivo. Però una cosa, non so, cartoni può essere, perché magari ho delle possibilità, no? Tutto qua, cioè io penso di questo. Per quanto invece riguarda l'aspetto proprio tecnico del portfolio, secondo me non più di 20 pezzi, cioè uno poi si annoia. Io invece volevo chiederti riguardo la qualità, in questo caso la intendo proprio a livello puramente, diciamo, di design, no? Perché come ci siamo detti in passato altre volte, uno degli errori, fra virgolette, più frequenti che c'è che fanno i giovani concept artist è di fare qualcosa che in realtà è una cosa illustrativa, non di vero e proprio design, cioè perché no, chiaramente non capiscono che il design è trasferire un'informazione, qualcosa al resto del gruppo, perché è un lavoro di gruppo, di team, Sì, e quindi spesso si fa questo tipo di errore. Che suggerimenti hai da questo punto di vista? Dopo questa domanda ce n'è un'altra fatta da Ica che poi una ti bomba. faccio. Da una degli utenti. Vai. Niente, come potrei. Sì, secondo me queste cose sono legittime, derivano da dei fraintendimenti. Cioè, nel senso, rimane sempre bello piazzato nella testa di una persona giovane, di un giovane artista, come se la cosa più importante sia disegnare bene, dimostrare di essere pratici. Ma questo è assolutamente relativo. Sinceramente non so neanche bene come rispondere. Cioè, è un po' come parlavamo, come dicevamo prima, degli studenti che entrano in accademia, no? Loro entrano, vanno in accademia, con un bagaglio culturale completamente diverso da quello che gli aspetta, no? Con un bagaglio culturale anche molto approssimativo, no? Anche se fatto con molta passione, anche molto approssimativo. Quindi io vedo molti ragazzi che si approcciano al concept design con il bagaglio culturale sbagliato, cioè magari gli piace, a questi ragazzi piace il fumetto giapponese, no? E allora, come in un certo senso si affezionano, non lo vogliono lasciare, mischiano le cose, però chiaramente per un mesi non riescono mai, cioè, se c'è qualcuno che può mischiare, ad esempio, la cultura giapponese con la cultura americana, è o un giapponese o un americano, no? Di certo non un italiano, per un fattore quasi logico. Quindi secondo me, questo è l'esempio che dicevo prima, quando Sergio mi chiedeva qual è una delle cose che devi fare. Cioè devi stare nei posti giusti, anche se sono posti virtuali, no? Facebook, amicizia di Facebook, forum, perché devi riuscire a plasmare la tua mente quasi, cioè devi riuscire a pensare in un determinato modo. Una volta che Seguire la pensi in tendenza, sì. un determinato modo, ti verrà automatico riuscire a scartare ciò che è bello, ciò che è brutto, no? Ciò che funziona, ciò che non funziona. Certo, perché io personalmente ti dico, mi rivedo molto nella persona che fa un pezzo e poi, ammesso che lo porti a termine e non mi annoi già a metà, poi il pezzo successivo deve essere necessariamente un'altra cosa. Difficilmente fino ad oggi ho avuto voglia di portare avanti, un progetto a meno che non fosse per lavoro, quindi ne fossi costretto. Parlo di cose personali, insomma. Quindi in effetti è un buon consiglio, sì, non lo terrò presente. Vedi, Senti, un'altra domanda che mi assilla, anche perché anch'io sono partito dal 2D, ma poi sono passato al 3D e sono a metà tra 2D e 3D. Dato che si dice che la figura del concept artist adesso è una figura completa, deve essere in grado anche di fornire un modello 3D eventualmente. Chiedo a te che ci sei dentro, quanto è vera questa cosa e se ci sono delle distinzioni da fare in base anche alle aziende. dipende dall'azienda, dipende. Non ho Dipende capito, ho capito. dal lavoro dell'azienda, cioè io lavoro magari contemporaneamente
nello stesso progetto con due diversi art director, magari, no? E uno dice: no, no, fai le cose a mano, fai le cose a mano perché mi piacciono. Perché magari, nel senso proprio, cioè, matita su foglio, eh? Ah, perché magari lui si sente più a suo agio nel dover poi spiegare quello che ha fatto al publisher piuttosto che al supervisor, piuttosto che ai 3D modellers, no? Ho capito. Cioè, è questo. Invece ci sono altri che mi chiedono, guarda, cioè, mi mandi il modello che hai fatto in SketchUp, così lo converto in 3D Studio e glielo do ai 3D modellers e non ci penso più, capito? Ah, ok. Dipende, ed è nello stesso progetto, no? Quindi veramente dipende proprio, non tanto, dipende dalla compagnia, in modo particolare, nella mia esperienza, dipende proprio dall'art director. Ah, ok. No, io devo dire, quasi mai nessuno mi ha imposto una maniera di lavorare, cioè quasi mai nessuno. Mi ha detto, capito. No, io voglio che tu lavori in questo modo o no. Mi hanno sempre detto tutti, lavora come ti pare, basta che il prodotto finito è rispecchia quello che vogliamo e vende l'idea. A noi puoi anche, cioè, puoi anche dipingere olio, non ci interessa. Guarda, mi è fatto venire in mente un'altra cosa. Visto che appunto tu, lavorando in Gameloft proprio all'estero, avrai dei colleghi che, appunto, di altre nazionalità. Se nel caso ci sono problematiche legate alla nazionalità, cioè come sono visti gli, proprio te la faccio semplice, come sono visti gli italiani in questo tipo di lavorazione, se ci sono dei pregiudizi oppure no, quali sono i luoghi comuni, se ci sono, come ti trovi tu in generale? No, ci vedono magari, o magari niente, perché magari chiaramente lavorando ad alti livelli la gente è più matura sotto tutti i punti di vista, quindi diciamo che vanno oltre queste cose, però... Ma sai, dipende, cioè, no, devo dire, allora, nella mia esperienza lavorativa, nell'ambiente di lavoro, non siamo visti male, assolutamente no. Tutti apprezzano la nostra cultura, la nostra lingua, devo dire che non ci sono mai state delle... Nostri politici? Sì, poi vabbè, anche da nascondersi quando tutti dicono, ah, Berlusconi è... E escort, no, dici no, ma guarda, cerchi. Hanno molti stereotipi, ovviamente. Come non ce li abbiamo delle responsabilità di quello che stai dicendo. Sì, esatto. No, siamo, vabbè, io devo dire, specialmente a Montreal. Montreal è una città multiculturale, per cui il fatto che tu sia italiano, indiano, cioè il mio team ci sono, cioè, cinesi, indiani, americani. Io sono l'unico italiano. Ci sono, cioè, francesi, thailandesi, russi, no? Ah, quindi, come parlate tra di voi? In che lingua? No, parliamo in inglese. A gesti? A gesti va bene. No, parliamo in inglese. Ah, ok. E niente, no, anzi, l'aspetto culturale diventa anche a volte una marcia in più. Ma per tutti quanti, cioè, il russo porta un suo aspetto di vedere le cose, l'italiano un suo modo di vedere le cose, in più, i francesi sono molto polemici, no? Però fanno la loro parte, i canadesi sono molto molto educati, quindi non c'è mai tensione, non si respira sempre un'aria molto, molto, molto pacifica. E poi, aspetta, hai fatto un'altra domanda, era? No, era sempre questa, era sempre quella. Più che altro c'è un'altra domanda invece di un utente, Ica, che ti chiede, partendo da una shape, come inizi a colorare per dare le prime forme? Personalmente magari faccio la shape, mi soddisfa, ma poi quando si tratta di iniziare a colorare viene un disastro. Cioè, quindi come riuscire a far uscire dalla shape poi quello che è il design? Ma non lo so, cioè io non lavoro tanto con le shape. Non faccio. Proprio perché incontro lo stesso problema. Ok. Cioè, nel senso,
lo stesso problema di Ica, cioè mi piace un'immagine magari quando nasce piccolina, così mi suggerisce delle cose, però poi quando poi la ingrandisco, ci devo lavorare dentro anche con delle texture così, vedo che ci metto troppo tempo, vedo che non mi soddisfa, allora devo tornare indietro molte volte. Io semplicemente ho abbandonato questa tecnica. È una No, tecnica okay. molto utile, è veramente bellissima, è veramente geniale. Semplicemente con me non funziona, non la uso. Per cui quello che suggerirei a Ika è di provare ancora, di provare sicuramente ancora, ma se non viene fuori, non cioè, di non farla. Trovare un altro modo. Di trovare un modo proprio. Sì, trovare un altro modo. Però adesso questo mi fa pensare, se lei dovesse essere costretta per lavoro, cioè che gli chiedono no, però io ho bisogno un art director italiano un po' a testa di cavolo, dice no, perché si incaponisce, dice no, ma io voglio che tu mi fai le shape. E lei come fa? Lo so, questo è uno dei problemi del lavoro. Toccavo di voi. Perché italiano? Io ho affrontato questo problema professionalmente in questa maniera, cioè arrivi a un certo punto che tu hai anche la maturità e non, diciamo, in parte l'autorità di dire io lavoro così, no? Però capisco che uno che si approccia al lavoro, magari la prima esperienza dice io lavoro così, sembra un po' arrogante, uno deve sopportare. Eh beh, sì. Però io prenderei in maniera molto positiva queste cose, perché a volte quando sei costretto a farlo, cioè o lo fai, allora ti viene. A me personalmente è successo che mi sono messo a dover fare delle cose e l'art director mi ha detto: guarda, ho bisogno di questa cosa in questo modo. È fatta così, e tu dici: oddio, ma io questa cosa non l'ho mai fatta, non sono capace, cioè non ci metterei troppo tempo. Bisogna Mi serve, non disturbare. so, domani mattina, ok, allora o la fai, perché se non la fai perdi il cliente Vabbè, e poi ti certo. viene, magari non ti viene come la farebbe, non so, un professionista più esperto nel settore, però la fai e ti viene. Ecco, a proposito, mi viene un'altra domanda in mente, a proposito di venire, ma dal punto di vista posso dire, rispetto delle deadline, quanto è importante appunto chiudere un lavoro? Anche non avendo raggiunto un risultato fenomenale, pur di chiuderlo, insomma, cioè quanto è importante rispettare la deadline? Vabbè, la risposta può sembrare ovvia, però spesso è capitato anche a me di incaponirmi sul dettaglio, perdendo di vista il fatto che, che fosse un lavoro e quindi dovessi chiuderlo entro un'ora, magari. Tu cosa ne pensi riguardo? A volte anche lì dipende anche lì dall'art director, perché ci sono magari gli art director che ti dicono me lo devi consegnare domani, poi te lo consegni domani, dicono no, ma tanto il pitch è Porca una prossima, dici ma scusa, ma perché me l'hai detto, no? miseria, Allora poi ok. quando impari a lavorare con questo art director, lui ti dice domani, allora sai che devi semplicemente rassicurarlo. Allora Soprattutto mandi un work in progress e gli dici: guarda, io ho fatto questo, dammi le ultime cose, gli ultimi feedback e poi lo finisco. Sai che lo tranquillizzi, sai che non hai rispettato la deadline in un certo senso, no? l'hai Però hai aggirata. rispettato il ritmo di lavoro, quello sì. Non so, certo, ovviamente, come dici tu, la risposta è ovvia: rispettare la deadline è importantissimo, no? Però ci sono vari modi di affrontare l'aspetto della deadline. Cioè, per esempio, chi dice sempre, ed è una cosa che non condivido personalmente, se ti chiedono, non so, 10 concept, il primo, non consegnarglielo appena puoi. Perché se tu glielo consegni in un giorno, ad esempio, poi l'art director si aspetterà che tu fai tutti gli altri 10 tutti in un giorno. E invece no, per varie problematiche. Io personalmente non sono d'accordo. Cioè, secondo me uno deve essere libero di. Cioè, io lo faccio, lo finisco e te lo mando, no? Non l'ho finito, non te lo mando. Cioè, nel senso, te lo dico chiaramente, ti dico: guarda, questa cosa mi richiede più impegno. Secondo me il dialogo con un art director è fondamentale, anche nel dire i propri difetti, cioè dire: guarda, questa cosa è una cosa che non ho mai fatto, una cosa che mi sta dando piuttosto. Mi dà grandi complicazioni, per cui ci metterò un giorno in più. E all'esperienza non mi hanno mai detto: ah, no, basta, non è possibile lavorare con te. Mi hanno detto:
Alcuni mi hanno detto anche, va bene, dai, lascia stare, falla come vuoi tu, no? No, perfetto. Vabbè, beh, guarda, beato te. Guarda, io invece personalmente ho avuto sia ottime esperienze che pessime esperienze con gli art director, soprattutto, anzi, solo in Italia, quelle pessime intendo, però ho avuto anche delle ottime esperienze, perché bisogna dire anche questo. Io ho lavorato anche in Forge Reply, lì c'è un mio amico e comunque direttore artistico Alessandro Bragalini, che non so se sta ascoltando, l'ho dovuto, e con lui mi sono sempre trovato da Dio, perché proprio perché anche lui è un disegnatore, un artista, capiva bene quali potevano essere problematiche, e quindi riusciva a gestire veramente alla grande tutto il dipartimento artistico. Però appunto ho avuto anche pessime esperienze. A te pessime esperienze sono capitate? Sì, me ne capitano di tutti i giorni, è vero. Cioè no, di tutti i giorni, nel senso capitano quotidianamente, è una realtà piuttosto quotidiana in questo mondo, no? Soprattutto da freelance. Il freelancer è un po'... dei francesi o dei canadesi? Americani. Ah, perfetto. Americani. No, i canadesi sono molto educati, però anche sono molto professionali, devo dire. Mi è capitato di fare dei lavori freelancer con dei canadesi, molto, cioè se ti dicono che ti rispondono, se ti dicono ti facciamo sapere domani, ti fanno sapere domani, se ti dicono che ne so, ci sono 10 tavole da fare, te ne fanno fare 10, non te ne fanno fare 15, invece nella mia esperienza con gli americani ti dicono anche, ah no, non ti preoccupare, domani ti mando il contratto. No. Poi cioè, ti fanno sentire dopo 6 mesi e ti dicono, non so, dicono abbiamo preso un altro, proprio anche un po' maleducati, però non voglio prendere gli americani, dicono, le persone che, con cui ho lavorato e hanno fatto queste cose erano americani, ma no, magari essere americani. Sì, no, scherzo, ci mancherebbe. No, però io una cosa che direi comunque a molti è... anche di stare un po' attenti, gli americani non sono sempre quello che sembrano. Anche se ad esempio ultimamente io sto lavorando con uno studio freelancer, da freelancer a Santa Monica, e sono forse i migliori clienti che abbia mai avuto, e sono americani, quindi non vuol dire. Infatti, vabbè, insomma, diciamo che come spesso accade sono le persone che sono... Le persone, certo. Ecco, la seconda immagine. Vai, vai. L'immagine, guarda, cioè, diciamo anche una terza immagine, che può essere questa, no? Ah, ok, vai. Che fare? Siccome non vorrei neanche stare troppo tempo, non mi vorrei annoiare troppo. No, vai. Sì. Magari facciamo un'analisi di questa immagine, sì. No? Che già può offrire degli spunti importanti per molte cose. Allora, la prima cosa che io direi su questa immagine sono innanzitutto i colori. I colori non sono molto accattivanti, è un grigio, è un po' come il discorso che facevo prima, no? Non è grigio e non è a colori, cioè non è qualcosa, no? Cioè, io la cosa che direi proprio a uno è, cioè, tirate fuori le idee, no? Tiratele fuori, forti, in maniera forte. Cioè, questa immagine avrebbe avuto molto più senso, che ne so, e sarebbe stato molto più interessante che se magari era, che ne so, l'elicottero era giallo, no? Oppure l'elicottero aveva, non so, delle armi particolari, oppure, cioè, tirate fuori l'idea. Quando io vedo questo è un regolare elicottero in una regolare città, con un regolare personaggio che insomma ondeggia questo regolare segnale di fuoco, con regolari colori, è tutto normale, no? Quindi questa è la cosa che direi, no? Così non mi scuote, non mi interessa, ecco. Poi invece, entrando in maniera tecnica, è sicuramente troppo largo. Cioè è molto basso e molto largo. Ah, okay. Non che sia vietato utilizzare un formato così, anche se personalmente a me non me l'ha mai chiesto nessuno. Però
provo a ipotizzare che se qualcuno mi dovesse chiedere un formato così, ci deve essere un motivo particolare, no? Allora, se utilizzo un formato così, devo giustificare perché utilizzo un formato così. Quindi, ad esempio, questa forte orizzontalità mi potrebbe servire a raccontare una storia, quindi ci sono dei personaggi in primo piano che si evolvono poi, no, dentro la scena, poi c'è qualcosa. Invece qua non succede niente di tutto questo. Cioè, questa immagine secondo me andrebbe tagliata così. Cioè, dovrebbe essere tipo così. Eh sì. No. Poi un'altra cosa che mi viene da dire, ad esempio, è da un punto di vista, non so come chiamarlo, di design, è tutto della stessa dimensione. Cioè, il personaggio è della stessa dimensione dell'elicottero, che è della stessa dimensione di questo edificio, che è della stessa dimensione, più o meno ovviamente, no? Di questo edificio, che è della tutto della stessa dimensione. Quindi è come se io parlassi e dicessi una frase senza accenti, Sì, molto piatto. senza una cadenza, no? Tu senti delle parole, capisci il discorso, ovviamente, però non c'è una vera e propria, cioè non c'è una vera e propria emozione, proprio perché se io marco di più, alzo la voce. Questo aggiunge tutto significato al discorso che faccio, no? Sai come la tipica cosa che si dice che in un linguaggio, in una conversazione, solo non so, una minima percentuale è legato al significato delle parole, il resto è a come ti muovi, il linguaggio del corpo e al tono della voce, no? In questo senso, se questa fosse una poesia, no? Il tono di voce qui sarebbe assolutamente piatto perché tutto ha la stessa dimensione, no? Allora io mi sono preso la briga di cercare, ad esempio, questo, vedete? Non so se lo vedete. Non lo vediamo. Non Non No, lo perché l'altro schermo, altrimenti devi so. No, condividere. no, no, è nello schermo. Non Ah. so. Aspetta, però, magari. Aspetta, magari lo apro su Photoshop. Ditemi quando Ok. lo vedete, Ok, no? Vediamo. sì, adesso lo vediamo. Vedete il discorso che c'è invece in questa immagine? Ci sono sicuramente molte meno cose, però guardate la dimensione dell'elicottero, cioè sicuramente l'elicottero cioè lui il protagonista della scena, è lui la cosa importante. Se invece facciamo il paragone con questo, l'elicottero è una parte del tutto, ok? Sì, chiaro. Oppure noi vediamo anche. Cioè, appunto, questo elicottero probabilmente non potrebbe essere mai costruito nella realtà. Però il fatto che abbia due pale, che abbia questi tipi di finestrini un po' strani, queste quattro turbine, queste ali, no? È un'idea, è Sì. forte. Un'idea. Questo non è il concept più bello che abbia mai visto, ovviamente. Però è un'idea, riesce a vendere, riesce a vendersi, no? Noi vediamo che dietro c'è un'atmosfera interessante, so, no? Faccio avanti e indietro con l'immagine, Sì, sì, no, si capisce. no? Quindi questo è un'analisi che è un consiglio che io darei anche a chi guarda, no? Proprio mentre lavori, guarda un'immagine, cioè se io sto facendo appunto un concept in cui voglio fare un elicottero, allora mi vado a cercare gli altri che cosa hanno fatto, gli altri cosa hanno pensato, no? E poi c'è veramente in questa immagine c'è tutta proprio una struttura di linee, cioè guardate l'inclinazione delle ali, l'inclinazione di questo balcone, l'inclinazione della città dietro, no? C'è tutto un discorso, c'è tutto un movimento, che è dovuto a un Sì. aspetto astratto, a un aspetto strutturale delle immagini, no? Potrebbe essere, cioè questo elicottero potrebbe essere una balena, questo balcone potrebbe essere la proa di una nave e questo palazzo potrebbe essere un mostro marino, Dai. capito? Non lo so, cioè Ah, potrebbe ok. essere qualunque cosa, ma la forza la mantiene comunque. Invece in questo, capite che c'è come una sorta di timidezza, no? Non c'è coraggio e quindi non è molto Impattante, non è. importante, cioè non si vende. Sì, 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 sì.
È una regolare idea di un regolare elicottero in un regolare posto, con un regolare... è tutto piuttosto regolare, no? Sì, probabilmente se l'elicottero fosse stato... cioè l'uomo fosse stato più piccolo, l'elicottero più grande e tagliata la scena, avrebbe inciso maggiormente su tutto il significato, magari inclinandola anche leggermente. Sì, sì. Sì, magari l'elicottero inclinato, oppure, non so, molto più grande, oppure altri elicotteri, magari se ci fosse... Proviamo a fare una cosa di questo tipo, avevo detto che non lo facevano, proviamo. Magari, scusate, cioè, se ci fosse un altro elicottero tipo qua, no? Sì. Capito cosa intendo? Allora già comincio a dare, ok, c'è questa cosa che mi viene in faccia. Sì, molto più grande, dà anche un senso di proporzioni diverse. Però c'è questa colonna di elicotteri, no? A volte basta semplicemente un'idea. Tanto in questo caso l'elicottero in primo piano, adesso vedendolo, va quasi a combaciare in realtà con l'uomo, per assurdo l'uomo adesso si allinea di più con l'elicottero più grande che con quell'altro, almeno per me, sì. Lo vedo più allineato su quello, per cui mi sembra anche riproporzionato. E niente, cioè queste sono le cose che direi, cioè sono regole generali che secondo me valgono un po' per tutti, no? A livello compositivo, tu applichi qualche regola particolare oppure diciamo che visivamente, tendenzialmente, stai sempre sulla regola dei terzi? Ok, ma sì, la regola dei terzi è sicuramente ottima, cavolo, sicuramente regge. Guarda, quello che faccio io, diciamo, una sorta di imbroglio, è, diciamo questo, guarda, provo a farlo su questa immagine. Prendo l'immagine, se mi piace la composizione, non faccio altro che fare questa. Così. Ok. Perdo completamente il significato di tutto. Okay. Sì, però mantieni... E poi ci posso lavorare sopra benissimo, no? Quindi okay. rubo la composizione di un'immagine e quindi magari appunto questo piace, potrebbe essere... Sì. Magari cambio i colori, non lo so, se proprio mi interessa. Ecco, no? E poi magari rubo e dico, ok, allora, come dicevamo prima, questa è la prova di una nave, con le sue cose, capito? Questa è una specie di, non so, di balena che viene fuori dall'acqua. Tipo così, no? Ok. Non lo so, adesso non mi metto a fare neanche uno specchio. Sì. E dietro c'è una specie di mostro marino, no? Allora... Non sto tanto a sbattermi con la composizione di qua di là, però sicuramente la regola del terzo è un'ottima idea. Chiaramente questo si può fare anche prendendo fotografie e sottoponendole a questo. Puoi fare con tutto, prendere fotografie. Fare una foto a una strada, qualunque cosa abbia una prospettiva interessante, utilizzarla. Sì, esatto. Ecco, guarda, mi hai fatto venire in mente adesso un discorso annoso e doloroso, perché i ragazzi... comunque quando i giovani artisti quando partono diciamo si separano in due colonne distinte, quelli che appunto magari dipingono e quindi per un'alta percentuale preferiscono dipingere tutto quanto a livello di concept, e quelli che invece usano fanno photo bashing, hanno una grossa percentuale di uso di materiale fotografico poi rielaborato chiaramente con tutte le tecniche del caso, e quindi con degli effetti, con due risultati completamente differenti. Io personalmente ritengo che non ho nessuna preferenza, semplicemente per me è una questione lavorativa. A livello personale preferisco dipingere, ma a livello lavorativo, siccome è di produzione, vado diretto a quello che mi dà il risultato migliore nel più breve tempo possibile. Punto. Certo, sì. E niente, volevo sapere un po' da te invece qual è la tua opinione al riguardo. Ma non ho un'opinione completa, non so come dire. Per me, se uno non vuole dipingere, non dipinge. Non che non mi sia mai fatto questa domanda, è che in parte ho trovato anche un po'... Cioè, trovo anche un po' inutile farsi questa domanda. Cioè, davvero, non intendo che tu mi abbia fatto una domanda inutile, perché capisco che il tuo intento è quello di portare alla luce un argomento piuttosto
quotidiano, no? Sì, per alcuni sì. Però io, cioè, nella mia esperienza ho tralasciato questa cosa, cioè se voglio dipingere, dipingo, se non voglio dipingere, non dipingo, cioè per me ogni lavoro rappresenta una sfida diversa, no? E ogni volta devo trovare una maniera per rappresentarla nel modo migliore. Per cui se capisco che dipingere, senza l'ausilio del photobashing, mi dà un risultato maggiore, allora lo dipingo. Se invece capisco che non ho tempo, oppure non mi soddisfa, oppure non raggiungerei il risultato che vorrei, allora faccio photobashing. No? Ok. Secondo me la cosa migliore è riuscire a essere padroni di tutte le tecniche possibili e immaginabili, che sono 3D, ZBrush. Certo. No? Sì, e poi essere elastico nell'usarle. Esatto. Certo, una cosa che posso dire per certo, che non sono d'accordo, sono tipo i religiosismi, del tipo no, è sbagliato usare foto, no. Ah, beh, no, quello no. No. Secondo me questo dimostra proprio, cioè un amatoriale ragiona così, un professionista no. Questo è proprio poco ma sicuro, no? Sì. Proprio perché in questo tipo di ragionamento c'è legato il fatto di dire devo dimostrare che sono bravo. Allora, più è difficile, e più dimostro che sono bravo. Allora, la mia bravura dipende dalla difficoltà, no? Cioè, se io corro su un piano orizzontale, sono bravo. Se io corro su un piano inclinato, sono ancora più bravo, eh? Però un concept artist che ragiona così è uno scemo, non è un bravo concept artist. Perché lui dovrebbe fare in modo di semplificare le cose per sé e per tutto il team, no? Per cui, cioè, io devo dire, a volte mi è anche capitato che un art director, mi capita anzi, che un art director mi dice: ok, guarda, senti, io ho questa immagine che ho trovato su internet, mi piace, è esattamente quello che voglio. Quello che devi fare è aggiungere semplicemente un'astronave, no? Cioè lì appena visibile. Io non è che Ok. mi dico, però non è giusto, io gli faccio l'astronave appena visibile e gliela faccio, quindi anche l'art director non è che gliene frega. Io potrei anche dirgli, no, no, te la faccio io, te la dipingo tutta, però giustamente non ha senso, perché quello dice perché Sì, devi in effetti sì. fare tempo. È una cosa con la quale ho dovuto scontrarmi anch'io, perché all'inizio uno perde di vista il fatto che comunque per l'art director si tratta comunque di soldi alla fine, cioè, Sì, quindi non è tanto un discorso artistico quanto proprio lavorativo, quindi economico. Se sai, io fare la cosa nella prima maniera, se ci si mette 10 minuti, meglio quella per quanto riguarda l'azienda. sì, no, è vero, ma Ovviamente dipende. io penso sempre questa cosa. Un concept artist è un professionista, non è un artista di strada o, capito, uno che deve Sì. dimostrare, è un professionista, cioè la professionalità di un concept artist si mostra dal dimostrare la pipeline, dal dimostrare la deadline, da un buon rapporto con l'art director, cioè questo fa un bravo concept artist anche, no? Certo, sì. Senti, Questo è importantissimo. ti volevo fare una domanda Sì? legata più alle tue origini. Sì. Dato che, vabbè, lo sappiamo, in Italia è difficile entrare a far parte di questo mondo anche perché non esistono aziende, non esiste una rete di aziende che ti permette di entrare a livello proprio lavorativo in questo mondo, come più, insomma, come invece è più semplice fare all'estero. Tu come hai fatto e soprattutto cosa ti ha aiutato a intraprendere anche un po' a livello mentale, la strada del concept artist o comunque di artista con, diciamo, i paletti o comunque ciò che deve sapere rispetto ad un concept artist, cioè come hai fatto a focalizzare la tua arte, diciamo, da una cosa più generica che è più o meno il problema che abbiamo tutti qua in Italia, perché io stesso sono passato da scuole non proprio specializzate, non parliamo dell'accademia, io sono pugliese, quindi si parla di medioevo quando si parla di accademia, quindi ti dico, è difficilissimo, c'è tutto un lavoro di ricerca personale e di sforzo sovrumano nello staccarsi anche mentalmente
una visione dell'arte che è fine a se stessa, cioè quella che ti trasmettono all'accademia, rispetto invece a quella totalmente focalizzata, che è quella per esempio del concept artist. Quindi ti chiedo tu come, cioè, come ti sei divincolato in tutto questo. Proprio la cosa che ho fatto è proprio mi sono trasferito negli Stati Uniti. Sono andato là, sono stato E l'ho risolta così. Allora, ma di qua mi tiri un'altra domanda. Sì, è facile trasferirsi, ma mantenersi. devi lavorare, devi vedersi di lavorare. Tu hai consigli di fare qualunque lavoro pur di rimanere lì? Anche parlo degli inizi. Io devo dire, veramente non ho mai fatto, cioè non ho mai fatto un altro lavoro diverso dal mio per mantenermi. Questo è un grossissimo privilegio, cioè per dire non ho mai ho fatto per un mese ho fatto il magazziniere. Per un Ah. mese. Cioè non posso esattamente dire che quell'esperienza, l'entrata di quel mese mi abbia dato la possibilità di vivere negli Stati Uniti, no, ovviamente. Non so come dire, però io ho sempre lavorato, quindi sempre lavorato nell'ambiente anche in Italia, Artistico. no? Anche se non ho fatto propriamente il concept artist in Italia, no? L'ho fatto veramente per quello che è il significato del termine, da quando mi sono trasferito poi negli Stati Uniti e poi in Canada. Però secondo me è questo, come tu più o meno ti sei risposto, no, nella domanda che facevi. Sì. Il difficile è riuscire a cambiare mentalità, no? Che è strano, devo dire, perché uno dice, ma la mentalità, c'è questa influenza, no? Anche dalla propria schiera di amici, dai propri familiari, no? Non solo anche, non solo da... dalle accademie o dalle scuole anche, ma non solo. E uno dice, vabbè, nel senso, però io posso formare la mia mentalità anche stando a casa mia, no? Facendo i miei lavori personali. Sì, però in parte non so, io non davvero non so perché, per me non è stato così. Avevo proprio grande difficoltà a stare in Italia, cioè anche a parlare italiano. Addirittura. I problemi d'italiano di Oscar Cavallo. Un fastidio profondo. No, guarda, no, non, a me piace tantissimo l'italiano, è una lingua veramente meravigliosa. Dai, Mi che ci piace anche vuole fare l'Italia. Io l'italiano? devo dire, io vivo in Canada, non ho mai avuto l'atteggiamento, me ne vado da questo paese che fa schifo, mai, no? Ovviamente ho detto, ok, se voglio veramente fare questo lavoro, purtroppo qui non lo posso fare. Però in Italia non lo posso fare, mi sono dovuto trasferire, però non con una sorta di... Non so, con una sorta di rabbia, no? Adesso vi faccio vedere io come Ok, una sì. fuga di cervelli, ma questa fuga di cervelli è una patologia che abbiamo solo noi italiani. Non Guarda. so, mi riferivo al fatto del parlare italiano, perché io noto che con le traduzioni, ad esempio, quando si dice concept, così, ci sono molti fraintendimenti, oppure, ad esempio, no? Uno dice, ho fatto un concept. Ma fare un concept vuol dire una cosa specifica, cioè vuol dire che ho fatto un lavoro, come dicevo prima a Steve, ho fatto un lavoro che rappresenta l'idea di un altro, perché questo è un concept, no? Cioè non ho fatto il mio disegno a piacere, che a me piace. Allora a me piace un mostro e faccio un mostro, ho fatto un concept. Io ci sto, non è che me lo prendo sul personale, però questo non è propriamente un concept. Ed è per questo che io dicevo appunto prima, appunto, avevo anche delle difficoltà proprio da un punto di vista di linguaggio, no? Anche adesso a volte mi capita di leggere su internet, ho fatto un warm-up della sera, no? Ma warm-up vuol dire riscaldamento, tu non puoi aver fatto un warm-up alla fine della giornata. E magari si è appena svegliato, Allora c'è proprio una confusione di linguaggio, era in quel senso che io dicevo non mi trovavo bene. Non so bene neanche quella lingua, cioè avevo bisogno proprio di parlare la stessa lingua dell'art director, di parlare la stessa lingua. Perché Sketch si questo può dire.
Sketch si può dire. È una brutta parola. Guarda, andiamo avanti. Ci sono un po' di domande in sospeso degli utenti. Vai. Allora, Taffo91 chiede, te le leggo un po' tutte di seguito, poi le riprendiamo. Taffo91 chiede, sono più le volte che ti sei proposto per un lavoro o le volte che ti hanno chiamato? Forse è una domanda del cavolo, ma può essere interessante. Poi, Mastro Lambo chiede una domanda che mi assilla, ma ci sono problemi di copyright usando foto trovate tipo su Google e mettendole nei propri lavori? Sì. Poi vabbè, Massimo Ribattezzato chiede se vi serve un altro italiano nel team. E poi Luigi Ranieri chiede, questa è una domanda magari un pochino che richiederebbe un episodio specifico, però Luigi, venendo dal fumetto, mi dice, è abituato a disegnare, diciamo, a matita, quindi dettagliando tutto, però vorrebbe riuscire a capire come fare ad ottenere quell'effetto con le shape e le pennellate veloci. Questo è un argomento effettivamente un po' troppo ampio, però vabbè, se riesce a rispondere in qualche modo, Sì, no, non ho tutte le vai. risposte, quindi. Vai, Allora, allora la riprendiamo. prima domanda, che era quello Sì, se. te la rilego? Sì, grazie. Ok, sono più le volte che ti sei proposto per un lavoro o le volte che ti hanno chiamato? Allora, sono più le volte che mi hanno chiamato. Ok. Devo anche dire che l'approccio con il lavoro è diverso da freelancer ed è diverso da full time. Perché il full time lavora nel team, e quindi diciamo che si muove anche attraverso le persone che conosce, no? Cioè è molto importante la persona che sei. Anche se sei simpatico, cioè, se non sei un cretino, se sei una persona che sa stare al gioco, alle critiche, questa è una cosa importante. E dal punto di vista del lavorare in-house con una compagnia, è molto più facile se tu ti proponi. Cioè, loro fanno delle opening, aprono, tu fai la tua application e tu. E poi sei tu che ti proponi, poi loro ti chiamano, fai gli art test, a volte non li fai neanche, vai lì, fai delle prove, fai questi mail di prove, insomma, a volte ogni azienda si gestisce e tu lavori col team. E poi magari ti muovi da team a team, cioè cominci a lavorare con un team, poi magari l'art director cambia team e lavora con un'altra compagnia, però ti vuole nel suo team, un po' come l'allenatore di calcio, no? Ok, sì, è vero, capita. Allora, in questo caso è un rapporto proprio personale che tu hai con le persone ed è legato al fatto che ti proponi tu, cioè come sei tu verso gli altri. Invece, per quanto riguarda il freelancer, è tutto legato al portfolio, cioè se tu hai un forte portfolio, loro ti chiamano e ti dicono: ho bisogno della tua disponibilità settimana prossima, ci sei? Oppure ti dicono: la settimana prossima fino a 3 settimane, ci sei? Dobbiamo fare questo, questo, questo. E a volte dipende dall'azienda, non so. Ti contatta il producer, no? E tu gestisci tutto col producer. Poi ti dicono che sei, ok, allora si comincia il giorno 13. Il giorno 13 ti chiama l'art director e ti dice, ok, si fa così, 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 così. Tu con questa persona non parli mai, praticamente è tutto lavoro. Le quattro cose che ti dici sono solo legate al lavoro, almeno nella mia esperienza, poi magari. E in questo caso ti chiamano loro. Ti chiamano loro perché magari loro stanno facendo un progetto, l'hanno già iniziato con altri concept artist, con altri artisti. Cercano Grazie. qualcuno che deve riuscire a sviluppare un'idea in poco tempo. Allora trovano il tuo lavoro su internet, ti chiamano e ti fanno lavorare. Soprattutto perché c'è questa differenza, soprattutto perché il freelancer lavora anche per poche settimane, anche per una settimana. No, invece uno che lavora in house lavora per anni. No? Sì. Quindi per un art director lavorare per anni con una persona che non è tanto intelligente o che non è tanto diligente diventa un grosso problema. No? A proposito del lavorare in team, sempre Taffo91 chiede, che è Marco Taffelli, parlando di lingua, quanto era la tua conoscenza della lingua inglese quando ti sei trasferito negli Stati Uniti per studiare? Allora, quando io sono andato per studiare era pessimo, cioè io ero in grado di dire I come from Italy, I love pizza. Per studiare in che senso? Cioè?
Hanno fatto dei corsi. Ah, ok. Corsi di Engine, ma penso di Design Academy. Sì. Era okay. Perso. Tu ti sei perso il pezzo prima, Sergio. Certo, lo so, scusate. Insomma, io in questa esperienza mi sono trovato, è anche un po' frustrante perché tu vorresti spiegare, no? Poi ad esempio una persona migliore. Sì. Insomma, è un po' frustrante, però la mia conoscenza dell'inglese non era molto buona, però insomma, sono stato in grado di trovarmi casa, sono stato in grado di fare la spesa, le mie cose, certo. Scuola, ecco, cioè non è che e nel corso degli anni chiaramente sì, certo. Hai migliorato. Poi invece infatti mi ricordo che quando facevo magari dei colloqui, io avevo imparato questi americanismi, tipo yo dude, no, queste cose così, sì. queste cose così, e mi ricordo che per me non avevano proprio, cioè non riuscivo a capire molto bene qual era il senso. Qual era il senso, cioè se era una cosa educata, meno educata, per me era una cosa. Ah, ok. Allora, quando feci il colloquio con i canadesi, che sono molto educati, così, no? Ok, dude, no, queste cose così, oh, cioè, tu manco mi conosci e mi chiami dude, ma dove stai, no? Adesso non ho grossi problemi a parlare. Ok. Riprendendo le domande, allora, una domanda che mi assilla, ma ci sono i problemi di copyright usando le foto. In questo caso do anche la mia di risposta, è sì, cioè in una produzione fate sempre attenzione. Ci sono problemi di copyright anche nell'usare. State attenti. Cos'è? Ci sono, se dovete rubare, fatelo bene. Ah, ok. Esatto. Però, la dicevi, Oscar. Dipende anche questo un po' dal cliente. No? Mm-hmm. Ci sono anche dei, dicevo prima, ci sono anche dei problemi di copyright con i font. Ho una bella astronave con scritto su astronave numero 5. No, Ah, certo, certo. Non copyright, rischi. A me però sinceramente non è mai capitato. Ok. Ok. Non è mai capitato. Il problema, sai qual è? Che siccome il lavoro del concept designer è molto online, l'utenza online è ferocissima. Quindi se tu fai una cosa di questo tipo, quindi ad esempio fai del photobashing e utilizzi un'immagine piuttosto nota, allora proprio ti distruggono. Cioè, l'utente che non capisce niente di concept design comincia: ah, però tu hai rubato quella foto da questo sito, no? E poi tutta una schiera: sì, ah, traditore. Insomma, queste cose sono un po' fastidiose. Non vengono direttamente dall'industria, ovviamente, però online danno fastidio. Vabbè, certo, Tutto, sicuramente. insomma, il pubblico online è piuttosto feroce, sì, ignorante. E, niente, andando sull'ultima domanda di Luigi Ranieri, appunto, lui è il ragazzo che, appunto, partendo dal fumetto, perché sta studiando fumetto, come faccio a disegnare, appunto, con le shape, come faccio ad arrivare ad avere tratti a pennello, un pochino più, insomma, da concept artist, anche se, vabbè, è un po' Ah, ok. così, come È tipo di. una risposta tecnica, no? Che però secondo me va analizzata in maniera un po' diversa. Cioè, secondo me uno deve trovare il proprio modo di lavorare. È un po' come dicevo prima Ica. Cioè, magari. Metto che si chiama Lorenzo. Luigi. Pronto? Luigi. Senti? Magari per Luigi. Luigi, questa non è la tecnica adeguata, capito? Luigi. Ah, ok. Magari per Luigi questa non è la tecnica adeguata, io non lo so. Però io credo che una delle cose anche divertenti del concept artist, dal punto di vista tecnico, sia trovare il canale di espressione, cioè effettivamente i tool di Photoshop, i 3D, di 3D Studio, di SketchUp, sono come dei grossi canali, immagina come dei grossi tubi, no? E ogni tubo ha una forma diversa. Io devo riuscire a capire da quale tubo riesco a passare. È chiaro che io vedo, non so, un altro artista che passa da un tubo cilindrico, se faccio questo esempio assurdo, no? Per far capire, e dico, cacchio, come passa bene, anch'io voglio passare dal tubo cilindrico. Però magari io ho un altro tubo,
È una storia appassionante, cacchio. Vai. È una No, storia è vero, è appassionante, vero. però, no. Però io devo trovare la mia propria forma di esprimermi, no? E ovviamente, sì, passa anche dal fatto di cozzare, cercare di entrare a volte a forza, di smussare angoli. Per cui io il consiglio che darei a Luigi è continua a fare questa cosa, però se poi non ti Vedi che viene, non è. ti soddisfa, provane un'altra. E poi ne provi ancora, fino a quando non trovi quella che piace a te. Ma questa è, cioè, secondo me questa è una cosa che dura tutta la vita. Cioè, non è. Sì, certo, sicuramente non è una cosa Se fissa nel tempo, si l'ho evolve. trovato, poi basta, liscio davanti, così per Sono a sempre. posto, no, magari. No, Esatto. anche no, perché comunque sarebbe noioso. E niente, allora aspetta. C'era anche la terza immagine che volevi guardare, oppure volevi andare a esplorare qualcosa di qualcos'altro di design particolare che avevi in mente? Questa immagine che è appunto quella che un'altra, una terza che mi avevi dato, io ho detto ma faccio generoso e Ma sì. più o meno siamo, cioè più o meno il discorso è lo stesso, no? Ok. Tutto ha la stessa dimensione più o meno, cioè nulla è più importante. Sì, ok, si capisce che il cavaliere è il nostro protagonista, però in un'immagine del genere il nostro protagonista potrebbe essere anche la roccia, no? La roccia dietro. Magari noi nella storia dobbiamo far capire che la roccia, il tempio, non so, di Eh sangue, così, no? Quindi sì. l'imperatore, del cavaliere non ci interessa necessariamente, però in questa immagine è così. E niente, magari vorrei far vedere. Questo è enorme, bravissimo, notissimo Jim Jones, no? E cioè, nel senso, anche qui vorrei fare tipo. Il confronto, se ci arrivano. Vedete? Ok. Cioè, secondo me questo esercizio di dire, ok, perché mi piace l'immagine di Jimmy Jones e perché non mi piace la mia? Secondo me è un esercizio, cioè, che l'ho fatto proprio costantemente, perché io guardo questo e dico, ah, ok, però guarda, cioè. Una cosa che ad esempio a me piace di Jamie Jones è che non tutta l'immagine sta nel quadro. Cioè la bandiera è fuori, la coda del cavallo è fuori. E Sì. questo è uno strumento che lui sicuramente ha utilizzato per raccontare una determinata cosa, che noi qua ad esempio non vediamo, cioè tutto più o meno dentro l'immagine. Questa è una prima cosa che uno può cambiare. Il gioco di luci, geniale, cioè la luce non c'è. In questo è tutto sul lago che per di più è rosa. No, Sì. Bellissimo. questo personaggio è tutto in ombra. Ecco, vedi, forse per rispondere a Luigi, no? Per rispondere a Luigi che lui diceva la silhouette, a volte il problema della silhouette non è in sé la silhouette stessa, ma è il rapporto che ha con l'intero quadro. È come quando uno dice che begli occhi che hai, no? In realtà l'occhio è una palla. Tu non hai un bell'occhio, tu hai un bel sopracciglio, una bella palpebra, un bello zigomo, capito? Però tu dici che è bello l'occhio. Capito Eh cosa sì, intendo? già, sì. È tutto il Dire che belle rapporto, palle. cioè, ciò che è bello dell'occhio è il rapporto tra l'occhio e tutta la forma che sta intorno, no? Quindi in questo caso, no, noi vediamo queste immagini di Jimmy Jones e diciamo, mazza, che shape micidiale, no? La bandiera, il cavallo, queste due lance che tagliano bene lo spazio, il ritmo, fantastico, no? Eh sì, Però infatti. ciò che è bello è proprio il rapporto con la luce, con il controluce, con l'oscuro e il chiaro, cioè è questo. Forse potrei aiutare Luigi in questa maniera, no? Ok, sì. Cioè di andare oltre, cioè non è solo una questione di shape e pennello, è questione di shape e background, colori e luce. Cioè, cerca di gestire tutte queste cose, probabilmente sta là la chiave, no, di apertura. Ecco, poi non so come vogliamo andare avanti. Da quant'è che stiamo parlando? No, in realtà non da tantissimo, vediamo, no, oddio, forse sì. Aspetta. C'è da un po'. Abbiamo fatto 40 minuti prima e Sì. 1 ora e 33 adesso. Beh sì, Dai, allora insomma, sono già più di facciamo. 2 ore. Sono già più di Non due so. ore. Chiedete a chi sta Sì, guardando vediamo. se. Aspetta,
esatto, vediamo se è annoiato, se no, vuoi che andiamo avanti. Non ci sono. Se sono vivi. È solo invidia, ma no. Sono arrivato tardi proprio oggi che correggiate il mio lavoro. C'è Paolo Lamanna che è arrivato in ritardo proprio mentre correggevi il suo lavoro. Jimmy Jones. Ok, vediamo se ci sono. Aspetta, sto vedendo un attimino sul gruppo. Aspetta, chiediamo. Domande specifiche. Dai Paolo. Paolo, se ci senti, fai qualche domanda specifica, visto che c'è uno dei tuoi lavori di mezzo. Anche agli altri, se qualcuno ha qualche domanda, qualcosa, senza paura. Cioè, approfittatene, cioè, avete Oscar qui e cioè, dovete davvero approfittarne. Sono sicuro che non è facile avere la possibilità di poter... porre delle domande a un professionista come Oscar, per cui lo rimpiangerete. Sono davvero uno come tanti, cioè davvero uno come tanti. No, però è nel senso che comunque spesso e volentieri quando si arriva a un certo punto io per primo mi sono trovato in situazioni in cui avrei voluto cavoli, se potessi chiedergli sapere, no? Però poi dici, okay, domanda, quindi, no? dovrei diventare uno stalker. No, sì, beh, io di domande ne avrei a vizione, però poi diventano troppo personali. Qualche biancheria usi. Esatto. qua Antonio avrebbe detto delle cose raccapricciate. Assolutamente. Beh, insomma, diciamo che... Aspetta, qualcuno ha scritto qualcosa? No. Dai, ragazzi! Io starei qui per 5 ore ad ascoltare. Okay. Se non avete domande, non so cosa facciamo, ditemi voi. Ti faccio una domanda così... Tu torneresti in Italia? No, da freelancer tornerai, sì. Eh? Come freelancer tornerei, sì. Cioè, se avessi un'attività da freelancer che mi sosterrebbe e mi darebbe una certa... Okay. Aspetta. Diciamo, una certa tranquillità, sì. Dici. Stavolta. Guarda, ci sono un paio di domande che sono uscite adesso. Allora, Capottolo, non so chi sia, chiede, prima parlavi di siti, per quanto riguardava, diciamo, il network che un artista dovrebbe iniziare a farsi per capire com'è la situazione a livello internazionale e per proporsi, quali siti raccomandi di frequentare? E poi invece Stefano Scuccimarra, una domanda specifica, quanti sacrifici di sangue occorrono per raggiungere Jamie Jones? E Paolo Lamanna ti ringrazia, a prescindere. Ok. Vai. Allora, per rispondere alla prima domanda, sicuramente cioè la prima comunità online è Kai, cioè proprio e non l'ho neanche pagare, non l'ho neanche dovuto pagare. Sicuramente la prima comunità online è Facebook, cioè seguite i vostri artisti preferiti, vedete come discutono loro tra di loro, no? Anche sì, con sì, set sì. Design. Ad esempio, io non sono un assiduo frequentatore di Facebook, no? Non metto speed painting, non metto le mie opinioni perché sono una persona piuttosto riservata in queste cose, no? Sì, Come no, dicevo prima, mi piace di più lo so. l'aspetto professionale, cioè mi diverte molto di più l'aspetto di lavorare con un art director piuttosto che discutere di queste cose, però le ho fatte anch'io, sono molto importanti, cioè si discute, no? Di photobashing, si discute di fotografie, si discute di SketchUp, plugin. Di nuove tecniche. La cosa bella di questa comunità internazionale è che gli artisti condividono tanto e quindi Facebook è sicuramente il primo. Perché avete la possibilità di parlare, c'è anche di dire in chat, no? Ciao, ho visto i tuoi lavori, mi piacciono tanto, no? È comunque un modo, no? Per sapere come rispondono, come vedono, come la prendono, come la vivono, anche per essere incoraggiati in un certo senso. E poi, vabbè, ci sono, non so, Artstation, c'era CG Hub, ma purtroppo non c'è più.
Art Station è fantastico, è buono, sono tutti i posti, poi vabbè, DeviantArt, Polycount. Eh sì, più specifici, Polycount. Polycount è bellissimo, cioè, io lo trovo, anche se nel senso, cioè, sono quei casi in cui mi ispira tantissimo, cioè il 3D che mi ispira il 2D, anche perché poi il lavoro di concept artist è anche riuscire a fare un concept, un design che poi deve essere trasformato in 3D e quindi devi tener conto anche di quelle che sono le procedure. Del 3D, il polycount, effettivamente il polycount, per cui ad esempio sai che se dovrai fare uno spallare di un certo tipo e hai a disposizione 10 poligoni, sai che non potrai ad esempio fare un sacco di arzigogoli lunghissimi, per cui cercherai Sì. di compattare il design. È molto interessante, molto utile, ecco. Vero. Sai, ad esempio io non ho, cioè io non lavoro, non sono un 3D artist, per cui non ha senso per me una visibilità su Polycount, però ad esempio anche su forum come Polycount ho notato che ho avuto anche visibilità proprio perché magari ci sono tanti studenti o ragazzi giovani così che mi chiedono: ah, posso fare un 3D di un tuo concept? E per me anche il rapporto con loro è molto importante, cioè ovviamente non è importante come quello di un art director, però mi fa sempre piacere perché loro cosa fanno? Ma ti danno il credito, allora tu hai comunque modo di stare su un sito e di mantenere la tua visibilità, no? C'è un tuo concept su Polycount, che non l'hai messo tu, l'ha messo un altro, e comunque qualcuno lo vede. E sono un po' dei giri, capito? Sono come dei meccanismi, delle macchine, un po' per rispondere alla domanda che è stata fatta. Magari un consiglio che darei, e questo io mi sono trovato bene con questo, che hanno dato a me e che io do a voi, magari di non postare, ad esempio, un lavoro, cioè io lo posto oggi, poi ne posto un altro tra un mese, poi ne posto un altro 4 settimane. Ecco, sì, stavo per farti questa domanda. Secondo me la cosa migliore è postare, che ne so, 5 lavori, tutti insieme. No? Perché un lavoro passa come per dire: hai fatto una cosa bella, hai detto una cosa interessante, ok, metto il like, ok, e va oltre. Invece se tu fai 4-5 lavori, ok, diceva, guarda colui che cosa fa, è diverso, capito? Cioè, guarda il mondo di questa persona. E allora hai più visibilità, perché magari anche una piccola pagina online potrei scrivere un articoletto, no? E dire, ah, ok, questi sono i 5 lavori di Oscar Cafaro, che è un promettente, no? Queste cose così. Sì. Uno studente, queste cose così. Se invece tu ne metti una, non, nessuno te la pubblicherebbe mai, Sì, è no? troppo poco. È Sì, troppo poco, magari è bella, però cioè, non dovresti abbastanza. sperare in qualcuno che ne so, dice, ok, il mondo dello steampunk. No, allora Sì. magari metti la tua immagine perché tu hai fatto una cosa È steampunk. Però proprio. Senti, invece, discutevo una volta del fatto che molti si, diciamo, in un certo senso, diciamo, bruciano, più che altro pubblicano magari cose non ancora approfondite. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Cioè, è meglio aspettare un po', perfezionarsi e magari quanto perfezionarsi a questo punto, piuttosto che pubblicare qualunque cosa, o pubblicare subito tutto e lasciare agli altri la possibilità di vedere la tua crescita? Cioè, quanto anche poi le tue vecchie immagini possono danneggiare le tue nuove, cose così, a livello di qualità, intendo. Secondo me dipende da come lo fai, cioè in parte uno deve anche postare magari la sua propria immagine su Facebook anche per farsi dire che è bello dagli amici, non c'è nulla di male in questo, no? Per avere qualche consiglio, così. No, io non ci trovo nulla di male, cioè uno può postare quello che fa anche se magari non è ancora a livelli professionali. Lo posta. L'importante è che magari se uno un giorno raggiunge poi un livello professionale è che non tenga entrambe le cose sul portfolio, cioè una Capisco, cosa sì. che ho fatto anch'io costantemente è non solo aggiungere dei nuovi lavori, ma togliere quelli vecchi, no? Cioè quelli vecchi Certo. ormai non vanno più bene, andavano bene 2 anni fa perché dimostravano il mio livello, adesso il mio livello è salito, allora li tolgo, no?
Perché una cosa che non interessa a nessuno è la tua crescita, cioè quando vede un portfolio, non è che dice un art director piuttosto che un recruiter, quando vede il portfolio non dice ah però ha avuto proprio una bella crescita, okay, quello che ha fatto è bello, è valido. E secondo me questo è quello che penso. Un po' questo mondo è il mondo del fine giustifica i mezzi, cioè se tu fai una cosa bella non mi interessa come ci sei arrivato, in quanto tempo, l'hai fatta bella, appunto. Okay. Ad esempio, una cosa un po' che domande... sconsiglio assolutamente. Sì, una cosa che sconsiglio assolutamente di postare in generale su Facebook, sui blog, così sono i WIP, no, i work in progress. No, non fatelo, è una cosa da non fare, no? Cioè, se voi postate il work in progress con poi il lavoro finito, è un conto, ma se voi mettete solo il work in progress, significa l'ho fatto, ci ho messo troppo tempo, non ho voglia di finirlo, ditemi che mi piace lo stesso, dai. Vuol dire questo, eh? E un art director che ha molto più esperienza di te lo capisce, cioè... No? Quindi è una cosa che... rischio di non mettere il work in progress. Ok, io li metto perché non ho mai tempo e non ho mai voglia di finirli. Vabbè, sì. È facile evitare questo ostacolo. Basta mettere il work in progress e scrivere l'ho fatto in 20 minuti. Fatto in 5 minuti. Una cosa mostruosa, sì, certo. Allora, aspetta, qui domande e altre domande. Ci sono... Teresa Guido ti chiede quanto... Quanto ti aiuta la musica in questo lavoro? Cioè, se appunto stimoli esterni. Tu balli? Esatto. Sì. Sì, devo dire di sì. Inventa sì. Ma va a periodi, va a periodi. Ma cosa? Esegge mia moglie. No, però sì, diciamo che va a periodi. Io guardo tantissime serie TV. Però anche tanto musica di tutti i tipi. Ok, ti accompagno. Anch'io di solito mi tengo quando lavoro mi guardo un po' di serie TV, molto. Però sì, devo dire che fa molto. Io non sono quelli che ne so, devo fare una cosa fantasy, mi ascolto la musica epica di che ne so di qualcuno, di colonne sonore, no, non faccio. Se in quel momento sto ascoltando, che ne so, i Limp Bizkit, mi ascolto Limp Bizkit anche se sto facendo ne so, una fatina, cioè non, okay. Non mi piace fare Fred Durst con le ali. C'era un'altra domanda? Sì, ce ne sono diverse, aspetta che le stavo appunto recuperando. Oh mamma mia, c'è... Beh, adesso sono pure troppo. Allora, Taffo 91, sempre Marco Taffali, chiede: mi sto proponendo una società di Londra, però sinceramente ho abbastanza paura tra la lingua e il timore di non essere all'altezza delle aspettative. Che consigli puoi dare? Poi, quanto bisogna essere bravi in inglese per poter lavorare in azienda all'estero? Poi, aspetta. Quindi parliamo degli aspetti sociali. C'è anche, sì, c'è anche CG Society, che è molto grossa. Sì, poi. Basta, ok, vai. Questa qui, per adesso. Sì, parlando dell'aspetto sociale, della lingua. Mm-hmm. Allora, è importante saper parlare. È importante, soprattutto... È strano, è più importante saper parlare nei colloqui che poi nel lavoro effettivo in studio, ad esempio, o anche da freelancer. Infatti io ho imparato il mio colloquio, me lo sono imparato perfettamente. Ti dico, cacchio, come parli bene l'inglese? Poi quando lavoro è tremendo. Però sì, è importante parlare bene l'inglese. Nel caso di chi ha fatto la domanda, in modo particolare gli inglesi sono piuttosto... come si dice? Severi, no, Mali su questo punto di vista. Okay. Per loro poi gli inglesi parlano tantissimo. Parlano tanto, hanno bisogno di
insomma, dialogare. Però una cosa che direi invece è di non aver paura. Quello no. Per farvi un esempio, è come se... lo dico qua con mia moglie a fianco, però è come se vi piace una ragazza, ok? E voi mi proponete a questa ragazza. Sì, vai avanti. Un conto è proposto dicendo, senti, io cioè, pensavo che magari, se vuoi, però io non lo so, Cioè, questa qua ti dice no subito, capito? Sì, per l'insicurezza. Dici, ok, io parlo male, però sono uno con le palle, capito? Parlo male, però sono uno forte. Sì. Questa cosa la si può trasmettere al di là della lingua. E... Sì. E gli inglesi e gli americani la capiscono bene. Sì, capiscono l'entusiasmo che poi si è sempre per il discorso del portfolio, però... Però la paura è un territorio diverso, la paura è un'altra cosa. Uno può avere paura anche se parla bene. E quindi... Guarda, qui c'è Alessandro Pirrelli che chiede, saluta tutti e dice... Quante ore di allenamento pensi siano necessarie per arrivare ad avere un livello artistico appetibile sul mercato? Cioè, questa è la domanda appetibile sul mercato, per cui aspettati una risposta di questo, su questo... Quante ore? Quante ore? Quante ore di allenamento? È una domanda un po'... Vabbè, la risposta che potrei dare è tante, sicuramente. Cioè, dovete riuscire a far... Cioè, bisogna fare in modo che prenda tutto. Cioè... Allora magari voi siete in treno e disegnate sul vostro sketchbook, anche se io non ho mai disegnato, non ho uno sketchbook. Però sì, bisogna fare tanto. Più che altro, però, se posso ampliare questo ragionamento, non è tanto quanto fate, ma è la qualità, la quantità in rapporto alla qualità, no? Ok, sì. Ad esempio, e questo è un fattore molto importante, perché io vedo ad esempio delle persone che, guarda, veramente si sbattono, ma in una maniera che io le invidio, cioè sono questi ragazzi che fanno delle cose, stanno là per fare, non so, un character piuttosto che un environment, tu li vedi che ci mettono proprio tutto il cuore, però è proprio là che sta il problema, cioè uno deve avere anche la capacità di mollare, cioè, ok, non mi è venuto, basta, ne faccio un altro, no? Invece incaponirsi, a volte, come dire, usare il tempo come una moneta, cioè io compro, cioè più spendo, più rendo, non è sempre vero, nella mia esperienza. Infatti un altro dei consigli che darei è, se non riuscite a fare una cosa, mollate e rifatela da capo. Molte volte io vedo anche su Kai, no? Così, ragazzi, ho fatto questo, voi cosa mi direste di fare per finirlo bene? No? Una domanda del tutto legittima. Ma io la domanda che direi è, rifallo, da capo. No? Ma non perché è brutto, non perché... A volte serve, sì. Perché basta, cioè non ha più senso incaponirsi. Ha molto più senso rifarlo proprio come se dovessi rifare la stessa cosa, fare un'altra cosa. Cioè, questa è una cosa che si impara col tempo, io l'ho imparata col tempo, però la sensazione che avevo io quando studiavo era che... tutto dipendeva dal lavoro che stavo facendo. Allora, se quel lavoro mi veniva bene, io ero un grande artista. Se il lavoro mi veniva male, io ero un fallito, non ce l'avrei mai fatta. E invece no, cioè, ogni cosa che fai è un pezzettino del tutto. Quindi magari quella cosa non ti è venuta bene, però comunque hai imparato qualcosa. Basta, lo smetti, magari ti è venuto male, ne fai un'altra, la prossima ti verrà meglio. Questo è un po' riguardo all'allenamento delle ore. È un po' come lo fai, cioè uno può spendere 10 ore abbiamo il momento Megatron di Christian. Esatto. Siate come Megatron e vedrete che... Christian è tornato da Megatron. C'era un'altra domanda, mi aveva detto Steve, no? Mi sentite Steve. Adesso? Sì, sei ritrasformato in umano. Vai. Ok, sono ritornato umano? Sì, hai parlato. Okay. Sei ritornato umano. Ok, vediamo, aspetta, che me la sono persa. No, me la sono persa. Sono da qualche parte. Mi sono perso la domanda.
Ah, ecco, no, invece io ti voglio fare una domanda. Tu hai frequentato la Red Engine School, che vabbè, per chi è di settore è molto rinomata, magari appunto magari non tutti la conoscono, però è molto, molto importante. E, anche qui in Italia nel corso degli ultimi anni si stanno sviluppando sempre di più le varie scuole di soprattutto sviluppo di videogiochi con annessi e connessi, chiaramente dei moduli anche di concept art. Non so se ne conosci qualcuna, magari della scuola di comics o di altre scuole. Nel caso, se sapevi darci qualche differenza fra le due, oppure a livello proprio di insegnamento. O se avevi avuto esperienza con magari con dei tuoi colleghi, amici che avevano frequentato cose del genere, che appunto avevano qualche differenza, insomma, fra la versione italiana e la versione, diciamo, internazionale. Purtroppo non ho molta esperienza di questa cosa, non, davvero non saprei che dire. Forse la cosa che Di posso come sono dire strutturati? è no, non, anche qui lo so molto bene. Ma sai, io non sono un grande frequentatore di, che ne so, eventi, oppure un seminario, queste cose così. Ma perché c'è molta carne in ballo in questi eventi, però poi anche meno nutrimento, ho notato. Ah, ok. Sbagliato, non che sia sbagliato, però non lo so. Ma invece lì la Red Engine School com'è fatta? Cioè, proprio come tipo di corso, nel senso avevate laboratorio, disegnavate tutto il tempo, era soprattutto teoria. Guarda, è stata. La Red Engine in modo particolare è tosta, cioè veramente. È strutturata in questa maniera. Sono un paio d'ore, anche di più, a volte ci si dilungava. Ed era. Ognuno aveva un assignment settimanale. Ok. Quindi, turno, eravamo pochissimi, eravamo 8, una classe di 8, già questo è buono, era molto buono. Ognuno presentava il proprio lavoro. Quindi diceva, in questa settimana io ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro, no? L'ho pensata in questa maniera, ho avuto questi problemi e ho imparato queste cose, no? Ognuno a turno. E ognuno dava la propria critica, cioè sia lo studente che gli insegnanti. Dicevano, ok, guarda, secondo me hai fatto bene questo, secondo me avresti dovuto fare queste cose così. Era un po' come abbiamo fatto noi su queste due immagini, no? Che si parlava, ok, guarda, cerca di capire l'immagine. Io l'ho trovato utilissimo perché mi ha insegnato proprio a guardare l'immagine, ancora prima che fare. No? E questo secondo me è importante. Uno deve essere capace di osservare, di capire e poi fare, perché se capisci fai meglio. E questo John Park in questo è un genio, veramente bravissimo. E questa, diciamo, è la prima parte, quindi si condivide il lavoro che si è fatto. La seconda parte, invece, gli insegnanti ti prendono da parte e lavorano direttamente sul tuo lavoro. Quindi ti fanno vedere in modo particolare. Quello è l'errore che hai fatto, ti fanno un overpainting volta per volta, molto veloce, però ti fanno vedere. E poi c'è uno schermo condiviso in cui tu puoi vedere quello che stanno facendo mentre aspetti, quindi è molto utile, perché tu vedi come, magari tu hai fatto una cosa sci-fi, per un altro hai fatto una cosa fantasy, però tu vedi comunque qual è l'intervento su una cosa fantasy se tu l'avessi fatta, no? È Quindi molto. rispettano l'individualità all'interno della classe. Sì. Ad esempio, qualcuno non era molto contento del fatto che non ci sono dei veri e propri demo, cioè in un paio di mesi, perché la scuola è durata 2 mesi, come posso dire, John Park ha fatto solo due demo, cioè ha preso la foglio bianco e ha fatto un concept, no? In un'oretta. Ne ha fatti solo due, però io devo dire che bellissimi, favolosi. Però ho imparato molto di più a parlare con lui, quando lui mi diceva, guarda, osserva. Capisci perché non è bello, capisci perché questa cosa non funziona, o capisci perché l'immagine di un tale artista funziona. Era lì che si parlava, lì ho imparato. E questa cosa è molto bella. E poi un'altra cosa che, ad esempio, si faceva da Red Engine, rispetto alla domanda che dicevi tu, si lavora tanto,
Una delle prime cose che mi ha detto John Park è: tu in una settimana quanti sketch puoi fare? No? Non so, devi fare delle astronavi, devi fare degli sketch, no? Tu quanti ne fai? Io ho detto, non so, una trentina. Ho detto, ok, allora per la prossima settimana ne voglio 60. Ok. Capito? Quindi c'è proprio una pressione. Tu ne puoi fare 30, io ne voglio 60. Sergio sa bene cosa vuol dire. Questa cosa è veramente... E forse molto questo è un po' che manca... nelle scuole o nei corsi in Italia. Mm-hmm. Okay. Manca l'esigenza. Quindi tu l'hai seguita per 2 mesi, un paio d'ore al giorno con queste modalità. Non ho capito, puoi ripetere? La scuola è durata un paio di mesi, quindi. È durata quasi 3 mesi. Ah, ok, quindi... E ho seguito quella, poi ho seguito anche Concept Design Academy con James Pike. Wow. Che è molto più... è molto più da insegnante e alunni, cioè proprio non c'è un rapporto tu per tu, però ogni volta lui faceva un demo, ogni giorno, okay. Cioè, e faceva a tappe, che ne so, all'inizio faceva i value, poi faceva non so, composizione, poi faceva un concept sempre più complicato, diciamo. Ho capito, sì. E intanto lavoravi? E intanto sì, ho anche lavorato per Private Press. E, qui chiedono, usi mai filter gallery, effetti pittorici su foto o disegni mentre lavori? Sì, tanto, devo dire. Okay. Uso tanto smart blur. Ok. Uso tanto paint outs e sharpen. Okay. Questi sono i tre che uso molto. Però, diciamo, più o meno dipende anche dall'esigenza, a volte dipende da molte cose. Vediamo, sto guardando se ci sono altre domande sul gruppo, se sono venuto fuori qualcosa. Ok, no, mi sembra di no. Devo dire che, insomma, abbiamo fatto un bel po', 2 ore, quasi 3 ore. Sto andando verso le 3 ore. C'è qualche cos'altro che vuoi aggiungere per soprattutto di so che può sembrare una ridondanza, ma di consiglio comunque per chi vuole fare questo lavoro, per chi vuole cominciare, anche qualcosa a livello soprattutto mentale di forma mentis, ecco. Perché almeno io ho notato che spesso i ragazzi hanno più un problema culturale di forma mentis che poi nell'atto pratico del fare le cose. Non so, appunto, se è qualcosa da... Ma una cosa che potrei dire è... la strada è lunga, cioè... Io stesso non mi considero ancora arrivato, per cui mi considero... Eppure sono qua comunque a dare dei consigli, mi rendo conto che... Cioè, mi ascolto mentre parlo... comunque qualcosa ho imparato, no? Eppure la mia sensazione è che devo imparare sempre di poco. E, no, non so, magari una soluzione proprio tecnica che può essere, la cosa ideale secondo me sarebbe proprio riuscire a lavorare, no? Anche per cose piccole. Magari la soluzione che potete fare è cercate di lavorare, qualcuno che è magari un po' più bravino, così, cercate innanzitutto di essere regolari, cioè fate un bel portfolio, magari non il migliore che ci sia, però carino, no? Con un'idea, strutturato, nel quale presentate una vostra idea, quindi, non so, 5-6 lavori tutti in stile, no? Oppure 5-6 lavori con un altro stile, no? Che sia molto ordinato, quindi 5-6 environment, 5-6 props, 5-6 characters, così. Fatelo carino e poi magari cercate di entrare in aziende piccole, che ne so, magari di lavorare per compagnie che fanno anche compagnie come Zynga, ad esempio, non lo so, sì. Come Ludia, che fanno giochi per smartphone, no? Che magari non è il massimo, però io lo dico, io sto lavorando per Gameloft, che non è il massimo, anche Gameloft fa giochi
ripeto, no? Non è, cioè, non è... Beh, però insomma, però, voglio dire, dei titoli di un certo livello, no? Però io forse consiglio la soluzione vera che darei, perché uno può dire no, siete idea, non mollate mai, è vero, non dobbiamo, però la soluzione effettiva che io darei è questa, cioè cercate di entrare anche nelle compagnie piccoline, il lavoro c'è, il lavoro c'è. Forse un consiglio che darei è non pensate da italiani, cioè non che essere italiani sia una cosa sbagliata, dico non pensate di dover fare, che ne so, l'università a Milano e trovare il lavoro a Milano, o di fare l'università a Roma e poi trovare il lavoro a Roma. Cioè, pensate di fare l'università a Milano e trovare il lavoro a Shanghai, in Svezia, negli Stati Uniti, piuttosto che... Cioè, se voi aumentate il vostro spettro, le possibilità aumentano, assolutamente. Il lavoro c'è. Per chiunque, anche per chi non è bravissimo, per cui non, secondo me uno deve riuscire proprio a formare la propria testa in questa maniera. Ah, guarda, mi è venuta in mente un'altra cosa che volevo chiederti. Tu hai avuto occasione di lavorare anche con altri italiani. Com'è stato? Perché chiaramente, aspetta, perché non con altri concept artist italiani? Sì, con altri concept artist italiani, che però, come... Aspetta, scusa, ti ho interrotto. No, anch'io ti ho perso. No, dicevo, c'è chiaramente, sempre su magari su progetti importanti, però appunto se ti era capitato di lavorare, come ti sei trovato? Se avevate trovato dei punti comuni oppure... Allora, devo dire, qua a Gamers con me, nello stesso studio, lavora Lorenzetti, Francesco. Brutta per... Come? Non è andato via? Momento Megatron. Brutta. No, ha detto Lorenzetti è una brutta persona. No, guarda, è una, un caro amico, devo dire. Solo che non lavoriamo assieme, non lavoriamo sullo stesso. È venuto per lavorare sullo stesso progetto, poi ci hanno spostato, però è proprio una cara persona. Però vabbè, non ho lavorato con lui, quindi penso che la tua, Ah, ok. penso che la tua domanda sia da un punto di vista professionale. Sì. Io ho lavorato con degli italiani, bravissimi, veramente. E a Roma, quando ero a Roma, in particolare un paio, nello studio in cui ero veramente, cioè, veramente fuori da ogni livello, una cosa, erano bravissimi, sia da un punto di vista di conoscenza. Mi ricordo c'era una disegnatrice tecnica, veramente una cultura eccezionale. Capace, sapeva discernere il problema, veramente veramente brava. E c'era un altro concept artist, professionista da anni, bravissimo, una cosa veramente, veramente l'ho visto fare delle cose impressionanti. E insieme abbiamo lavorato su un solo film e io avevo veramente un grande senso di complesso di inferiorità nei loro confronti. Il problema non è tanto lavorare con altri italiani, il problema è lavorare con altri. Com'è? Non No, lo mi trovo sento più. strano. No, mi senti? Ok. No, bravissimo. Cioè, veramente. Ma gli italiani sono bravi, davvero. Cioè, gli art director, ce ne sono, magari non si conoscono perché non sono nel giro non so, dei Facebook concept design group, queste cose così, però ci sono tanti art director bravi, cioè veramente bravi, professionali, capaci. Il problema non è lavorare con gli italiani, il problema è lavorare con gli italiani in Italia, che è ben diverso. Perché le figure poi che dovrebbero unire questi gruppi, queste personalità che lavorano, no? Non sono mai, visto come dicevamo prima, abbiamo parlato di art director, publisher. Non sono mai delle figure professionali, sono dei personaggi, no? Sì.
dei personaggi che vivono un po' di leggende, anche di bugie a volte, no? Cercano un po' di costruire il proprio personaggio e si è molto in balia di questi personaggi. Quindi si è, non si riesce mai a rimanere fedele a una struttura produttiva, no? Si è molto legati all'umore, alla persona, cioè, per dirti, no? Se dove lavoro io, va via l'art director dove lavoro io e ne arriva un altro, il progetto, il team non crolla, no? Cioè l'art director, anche se è una figura di spicco, impone la sua, il suo metodo di lavoro, però la struttura è fatta in maniera tale che se uno viene meno, l'intera struttura non crolla. Invece in Italia è fatta così, cioè ci si basa su grossi personaggi, su grosse personalità, che volenti o non volenti, ne approfittano di questa cosa, cioè, sanno che se vanno via loro tutti crollano. Sì. E allora si crea una sensazione di instabilità, no? E ne consegue quindi una sensazione di frustrazione, di insoddisfazione, per cui laddove tu potresti dire, ok, allora cioè, faccio un bel push, faccio un bel lavoro, spingo di brutto, dici, ma a me chi cacchio me lo va a fare? Ho fatto il mio, lo consegno, no? E basta, sì. Lascio la penna là dove l'ho trovata, io me ne vado a casa, capito? È un ambiente un po' che... è un effetto collaterale di tutta questa maniera di organizzare le cose. È un po' questo il problema, secondo me. Però siamo bravi, cioè... Io mi ricordo appunto questo concept artist, Federico Costantini, mamma mia, cioè era veramente bravissimo. Solo che poi a causa di determinate cose si cadeva nella pigrizia, si cadeva un po' nella, proprio perché l'organizzazione non ti portava a voler lavorare, a voler fare un prodotto finito. Arriva un certo punto che pensavi, ok, voglio solamente finire il mio lavoro e basta. È un po' così, purtroppo. In questo senso ho sentito il bisogno di andarmene dall'Italia. Sì. Allora, vediamo se ci sono delle ultime domande dell'ultimo secondo, altrimenti diciamo che direi che possiamo andare in chiusura. Sì. Insomma, sono 7:20, devo dire, a parte il problema tecnico, devo dire che è stata una bella chiacchierata. Io spero vivamente che sia stata utile. Per me lo è stato, perché effettivamente ci sono stati un sacco di argomenti che io per primo avevo una certa idea, insomma, mi hai fatto riflettere, e penso anche Sergio, e insomma, sei scemo. Salutiamo Antonio, che purtroppo oggi non è potuto essere qui con noi, e soprattutto ringrazio te, Oscar, perché so che appunto per tutti gli impegni è stata veramente una bella possibilità averti qui. Grazie. Con noi. Sì, grazie veramente, grazie mille. E, insomma, non so, se hai qualche ultime cose da dire per salutare, dici. No, continuate così, secondo me state facendo un buon lavoro, vi rivolgo a voi di Concept Art Italia. Ok, anche qualche critica, cioè senza... No. Ti uccideremo, vai. No. Magari il consiglio che potrei dare è di stare bene attenti a non far mischiare questo progetto con altri progetti, cioè sarebbe molto facile, no? Ad esempio, postare nel gruppo interviste di altri, lavori di altri, no? Che... non so, fatti da professionisti, no? Però secondo me questa cosa, nel senso, non è necessaria. Cioè, se io voglio vedere il lavoro fatto da John Park, o piuttosto che da Jonas Deroe, secondo me è molto più utile andare nel sito di Jonas Deroe, perché sennò potrebbe diventare come una succursale, cioè Kai potrebbe diventare una succursale che riflette i lavori di altri. Ah, ok. Però come facciamo? Io... È molto importante dare visibilità ai lavori interni, cioè anche magari se sono... È chiaro che il mio lavoro non sarà mai come quello di... Cioè, non sarà mai. Mi rendo conto che il mio lavoro adesso non è come quello che potrebbe fare Jonas Deroe. Mi rendo conto che c'è una differenza professionale. Però
È più importante che ci sia il tuo lavoro, dici Aspetta, piuttosto c'era uno che che. aveva fatto una domanda, aveva detto quanto tempo ci Qua... vuole per avere il livello di Jimmy Jones? Ah, Sì, sì. ecco, vedi, proprio riferito a questa cosa. Secondo me, non dovremmo vivere di una sorta di complesso di inferiorità, no? Jamie Jones, no? Cioè, quanto tempo ci vuole per raggiungere come Jamie Jones, no? Adesso io non so se la domanda è stata fatta con questo atteggiamento, no? Però io Vabbè, personalmente, sicuramente un po' più uno lunga dei questa cosa. miei mentori, capito? Così c'è cioè uno di quelli che io guardavo, dicevo, oddio, questo qua è intraggiungibile, Ryan Church. Io vedevo Ryan Church e dicevo, mamma mia, Fenzuno, no, impressionante, irraggiungibile. Poi io ho capito che proprio, e questo ad esempio è una cosa che mi ha fatto capire un professore dell'accademia, no? Mi ha detto, tu non devi pensare a raggiungere Fenzuo o Jamie Jones, tu devi pensare a raggiungere te stesso, cioè tu devi riuscire a capire cosa puoi dare tu. E questa è una cosa che io ho capito, che secondo me è stata molto importante, no? Riuscire La a... propria dimensione. E secondo me questa cosa si collega anche con il progetto di Concept Art Italia, no? Cioè, non essere poi il riflesso di altri gruppi che magari funzionano di più perché essendo semplicemente in lingua inglese hanno un bacino di utenza molto più ampio, Certo. no? Perché è ovviamente anche quello. Cioè, è meglio che uno brilli di luce propria, magari piccola, ma meglio. Questo forse è il consiglio che potrei dare. Per il Ok, resto, ti ringrazio, sono effettivamente è molto utile. Forse c'è un'ultima domanda velocissima di Tafo 91 di Taffelli, che però deve essere più veloce, scrivamela. Dici, dici, Tafo. Dai, dai. Attendiamo fiduciosi. Vediamo un attimino. Concordo. Vai, vai, vai. Incredibilmente interessante, veramente una puntata illuminante, Federico Ferrarese. Beh, vedi? Ottimo sapersi. Quando leggo queste risposte mi fa piacere perché vuol dire che ha avuto un senso. Beh, sono contento anch'io. Dai però, dai, sì. Ah, comunque al massimo se potessi dare, se posso dare un altro consiglio è trovati un bravo psicologo e un bravo terapista. Ah, guarda, ecco, c'è Davide Gigante, che è un amico e lo saluto tra l'altro, che chiede: ti è mai capitato di avere delle visioni immediate di un concept? Che rapporto hai con la tua immaginazione? Anche lì è strano, perché come dicevo prima, io ho imparato a mettere da parte la mia immaginazione, cioè per me è veramente importante, anche se lo ripeto, il mio obiettivo come concept artist, il più importante è dare vita all'immagine di un altro. Io penso che il giorno in cui io sentirò il bisogno di dare vita al mio gusto, alla mia immagine, farò l'art director. Se potrò. Però ovviamente io sono parte del progetto e ovviamente io metto dentro la mia immaginazione, la mia creatività, mi viene presentata il più delle volte un'idea sempre molto, molto offuscata, no? Molto raffazzonata e io ovviamente la devo mettere a posto, in questo metto dentro il mio stile, le mie cose. Però questo è un rapporto molto strano, cioè io ad esempio anche diffido, io non sono ad esempio una persona, come dire, un professionista che crede nel fatto, ah io le cose le vedo, me le immagino, un po' con questo senso romantico, no, per me è un fattore molto tecnico, no? Diffido anche da quelli che hanno questo atteggiamento, no? Soprattutto intendo concept artist che hanno questo atteggiamento, Sì. artisti è diverso. Quelli che dicono io esprimo me stesso, tiro fuori dentro il mio gusto, no? Tendo molto a diffidare perché secondo me questa cosa può essere un grosso scoglio per la professionalità e per la professione di un concept artist.
Io diciamo, nel mio continuo progresso cerco di non alimentare questo aspetto della mia immaginazione. È strano da dire, è davvero strano da dire. Però cerco di alimentare piuttosto la mia capacità di comprendere l'art director. Ok, qui mi stanno facendo delle, Non so appunto, se ha senso quello che ho detto. sì, cioè, per me, dico sì, per me ha avuto senso, ho capito. Qui c'è sempre Tafo, appunto, che mi faceva questa domanda, anche se non l'ho capita io per primo subito. In pratica lui sta cercando di diventare un modellatore professionista. Però in Italia in generale arrivano proposte più per altri aspetti, sempre legati al 3D, ma non diciamo direttamente legati a quello che lui vuole fare. E quindi dice: ha senso fare lavori inerenti a quello che è il mio core business, diciamo la mia cosa principale, solo per accrescere il mio background, o forse è meglio concentrarsi solo sul proprio obiettivo? Cioè, nel caso di un concept artist, alcuni mi chiedono: ah, sai fare delle creature in ZBrush? Io ZBrush lo so usare, posso effettivamente fare delle creature, però non è la mia cosa principale. Il mio lavoro principale è fare concept 2D. E quindi Taffo chiede: cosa devo fare? Devo accettare lo stesso e fare queste creature in ZBrush che non c'entrano niente con quello che voglio fare, oppure cosa? Ah, questo è un domandone. Perché lo capisco, perché in effetti dipende dalla vita di ognuno, cioè, ovvio, se sei con l'acqua alla gola, non c'è niente, è ovvio che devi accettare, a prescindere. Se, diciamo, in una situazione neutra, in cui, diciamo, non hai grossi problemi, hai la possibilità fondamentalmente di scegliere, potendo scegliere, almeno io credo che sia meglio concentrarsi sui propri obiettivi. Poi dimmi invece la tua opinione. Secondo me, come posso dire, cerco di affrontare questo problema da un punto di vista più utile che, cioè, non so come dire, Più pratico che... pratico, ma anche più, cioè, voglio dire, una cosa non esclude l'altra, no? Ah, ok. Cioè, personalmente, devo dire, ho lavorato contemporaneamente a cose che non mi piacevano, a cose che mi piacevano invece, no? E magari ho lavorato a cose invece che così per la mia professione o per il mio curriculum di concept artist non avevano alcun valore, no? Però mi piacevano. Come ad esempio, quando dicevo prima, nei primi 40 minuti introduttivi, ho lavorato per Marco Calzavara, questo scenografo per TV, mi sono divertito tantissimo. Ovviamente magari adesso prendo di più, prendevo di meno, mi sono divertito un sacco, mi ha chiesto delle cose assurde, che ne so, fare la scenografia di quelli che è il calcio, a me che me ne frega, non mi piace neanche il calcio, non guardo neanche la TV, capito? Cioè non Sì. posterò mai neanche sul mio portfolio che ho lavorato, neanche che lavoro sul calcio, però mi ha Però divertito, sì. no? Allora l'ho fatta, no? Invece ad esempio quando ho lavorato per Filmaster, Filmaster, cavolo, è una grossa azienda, no? Veramente tanto di cappello, grandissimi professionisti, no? Però io ho lavorato per eventi. A me gli eventi non mi piacciono, non li voglio fare, non lo dico con disprezzo, lo dico riferito a me stesso, dico, man, io non li voglio fare. Per me, non so, gli eventi a me non mi sono mai piaciuti, non li voglio fare. Allora è inutile, cioè dopo un mese mi sono licenziato, no? Io avevo uno stipendio a Milano, vivo vicino alla mia famiglia, potevo continuare. Mi trattavano Invece... sono intelligenti, non mi piaceva, no? Non lo volevo fare. Quindi, secondo me, dipende, a volte lo puoi accettare, a volte non lo puoi accettare. Quello che direi io è: secondo me, uno deve mantenere sempre bene fisso l'obiettivo, cioè io voglio fare il concept artist, cioè voglio fare il mio lavoro su videogame, film, e lavorare su creature piuttosto che environment, e voglio fare quello, no? Se poi c'è una leggera deviazione nel mio percorso ci può anche stare. Quindi se qualcuno mi dice che ne so, mi fai, non so, il bozzetto per pubblicità del latte, a me è capitato, no?
va bene che lo faccio, nel senso, ho lavorato questa settimana, però lo faccio, però comunque ci sta. Io credo che la cosa importante per gestire questo discorso sia, la domanda che io mi faccio costantemente è: quello che faccio mi rende un artista e una persona migliore oppure no? Ok. Io mi rendo conto, nel momento in cui quello che faccio non mi fa crescere più, allora è il momento di cambiare. Ok. Che sia dopo i giorni o che sia dopo anni. Cioè io, lavorando a Filmaster, non ce l'ho neanche nel curriculum perché ho lavorato un mese solamente. Okay. Dopo un mese ho capito che quella non è la mia strada. Non mi sono stato a dire no, però diamogli una possibilità, vediamo, magari. Questo secondo me è una cosa che abbiamo di fare, un modo di fare che abbiamo noi italiani, è di dare una possibilità, no? Sì, però sì. Magari poi le persone cambiano, no? Sì, invece no. Di fare una cosa che mi piace. No, se il primo lavoro che ti chiede è una merda, sarà sempre una merda. Questa è una cosa che io ho imparato, no? Quanta ragione, tu quindi se uno capisce che una cosa non è bella, non ti piace, non la vuoi fare, molla, no? Se invece tu capisci che questa cosa, anche se non ti piace, però ti fa crescere, però ti diverte, allora falla, no? Questa è un po' la risposta che darei. Beh, direi che questo pezzo come conclusione è stato ottimo, devo dire che concordo pienamente e anzi forse dovrei metterlo anche io stesso più in pratica, già lo faccio ma devo farlo decisamente di più. Ok, vediamo se ci sono altre domande. Ok, no, la risposta è stata già data, a posto. Va bene, dai, io direi che è stata proprio una bella chiacchierata. Per quelli che magari sono arrivati più tardi, io vi consiglio comunque di ascoltarvi il pezzo introduttivo e tutto il pezzo iniziale, perché meritano assolutamente, e poi lo scriverò invece sul gruppo per tutti quelli che invece arriveranno dopo. Ascoltatevelo fino alla fine questo episodio, perché insomma è stata una bella chiacchierata, molto utile, veramente illuminante. Vai, saluti finali, ringrazio di nuovo per l'ultima volta Oscar, grazie mille, io spero in realtà di riaverti in futuro, impegni permettendo, sperando sì. Che tutto il progetto vada avanti, ecco. Sì, io mi ero promesso di magari farvi vedere qualcosa del mio metodo di lavoro, però parlando, facendo domande, insomma, hanno riempito. Ah beh, dai, allora tienila lì, è per la prima occasione in cui sei ancora disponibile, sarebbe fantastico vedere, perché effettivamente sarebbe veramente bello. Sì, okay. Sì, magari. Sì. Sì, infatti, penso che a molti questa cosa sia mancata. niente, saluto e ringrazio anche Sergiolo. Grazie a voi. Grazie mille. Niente, alla prossima. Alla prossima, grazie a tutti a tutti gli utenti, tutti quanti, per aver partecipato con le domande, tutto quanto in maniera attiva, come sempre. Al prossimo episodio. Ciao okay. Ragazzi. Ciao, anche questo ciao. È Kai. Ciao a tutti. Ciao.